Possiamo andare. Allora, buonasera a tutti, ben trovati al quarto ed ultimo appuntamento con la scoperta della Green Economy, il progetto finanziato dalla Regione Puglia, nello specifico da Arti, Buolenti Spiriti, Laboratori dal Basso, nell'ambito del programma Laboratori dal Basso, progetto promosso da Legambiente insieme al Lab Creation di Mesagne e al GAL Terra dei Messapi. Oggi, quarto appuntamento, appunto, dicevo, parliamo di industria. Abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di agricoltura, di applicazioni nel turismo e nell'agricoltura, di quelle che sono le nuove tecniche, i nuovi metodi che riguardano appunto l'economia verde, tra virgolette. Adesso scopriamo quelli che possono essere i vantaggi dell'applicazione di questi principi nel settore dell'industria e dell'artigianato, appunto. Quindi andiamo a scoprire quella che può essere quello che è in realtà il risparmio energetico, il risparmio delle risorse. Andiamo anche a scoprire l'importanza della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie, dell'evoluzione quindi dei sistemi tecnologici e soprattutto di nuove capacità, nuove possibilità di produzione di economia. Allora, vi presento stasera il relatore. Che si occuperà della prima parte, ingegner Marco Ferruccio. Nella seconda parte invece avremo l'ingegner Guido Poliseno. Non mi trattengo oltre, lascio subito la parola all'ingegner Ferruccio che ci esporrà la nostra, inizierà la prima parte di questo seminario. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio Domenico Rogoli per la presentazione e Legambiente per aver organizzato l'evento. Mi presento rapidamente, sono Marco Ferruccio, un ingegnere consulente nell'ambito energetico, lavoro da 6-7 anni nel settore fonti rinnovabili e risparmio energetico, ma il mio background è quello di ingegnere ambientale. Mi occupo quindi anche di consulenza in ambito ambientale. Lavoro su Roma e ho collaborato con diverse aziende e, come dicevo prima, attualmente sono un libero professionista. Una piccola precisazione faccio molto rapidamente perché ho visto sulla locandina come consulente di A0CO2, ho collaborato conosco questa azienda molto bene, ma non sono un collaboratore stretto di A0CO2, è un partenariato insomma, che si porta avanti da tempo, in questo caso comunque sono un soggetto a parte. L'oggetto della discussione di oggi è lo sviluppo, ciò che si intende per green economy applicato al settore industriale. Due sono i punti fondamentali che ho voluto mettere in evidenza. Uno, nuovi sistemi produttivi intesi sia dal punto di vista di approccio alla questione di fare business in azienda, sia a nuove opportunità che si possono ottenere dalla valorizzazione di rifiuti o sottoprodotti. Lascio però questa parte più un approfondimento maggiore a Guido Poliseno che mi seguirà successivamente, in quanto lui rappresenta una società molto importante nel panorama italiano e presenterà un gran bel progetto nelle attività di riciclaggio di pannolini, vedrete successivamente dopo. Come ho impostato la presentazione? Una breve panoramica su quello che è il concetto di green economy, sviluppo sostenibile, è molto rapido perché non vorrei un attimo tediarvi, ma ritengo che sia molto importante cercare di capire da dove siamo partiti negli anni 70, dove siamo arrivati oggi, per permetterci anche di capire dove siamo, dove possiamo andare in futuro. Ovviamente il tutto lo contestualizzeremo all'ambito industriale. Facendo ciò, presenterò appunto quelli che sono gli ambiti di possibile business nell'ambito sostenibile della sostenibilità per le imprese, presentandovi alcune tipologie di strumenti. Sicuramente le certificazioni, intese non tanto come strumento fine a se stesso, quanto mi piacerebbe farvi passare il concetto che c'è dietro i sistemi di certificazioni, sia applicate all'organizzazione, quindi al management di un'azienda, sia alla realizzazione di prodotti, sia all'etichettatura. Infine parleremo di quella che è la filiera della gestione dei rifiuti, nonché delle attività o di riciclaggio o di valorizzazione di sottoprodotti. Parto appunto con la prima sezione, facendo appunto questo piccolo excursus del.
passaggio degli anni 70, sviluppo sostenibile, green economy. Vorrei però un attimino che focalizzaste l'attenzione su questa slide. Cosa è un'industria, un'azienda? Sicuramente è un ambiente all'interno del quale interagiscono tre ambiti. C'è uno spazio fisico all'interno del quale lavorano delle persone e c'è un processo produttivo. Se consideriamo gli elementi di ingresso all'interno di questo sistema, cioè servizi che sicuramente l'azienda sicuramente ha bisogno, le materie prime per la lavorazione, le utilities intendendo l'energia, acqua e altri consumabili, abbiamo il processo produttivo che ci permette appunto di realizzare un prodotto, dei semilavorati o dei servizi, nonché delle emissioni in atmosfera o in acqua e dei rifiuti. Questo è uno schema che penso, se vi avessi fatto questa domanda, a tutti voi, chi con qualcosa in più, chi con qualcosa in meno, ma avrebbe potuto dare questa tipologia di descrizione. Ricordiamocene un attimino perché la ritroveremo subito dopo. Partiamo un attimo facendo questo excursus storico di che cos'è lo sviluppo sostenibile. Il tutto è partito negli anni 70, quando un'associazione non governativa, il Club di Roma, ha commissionato al Massachusetts Institute of Technology un rapporto per la valutazione di quello che era l'impatto del sviluppo di quel periodo sulle risorse ambientali. Quello che ne è venuto fuori è stata una netta contrapposizione rispetto a quella che era l'ideologia sviluppista di quel periodo, basata fondamentalmente su due elementi fondamentali. Uno, che i paesi industrializzati potessero continuare a crescere con gli stessi ritmi degli anni precedenti. Il secondo, che i paesi in via di sviluppo avrebbero potuto risolvere i loro problemi e raggiungere gli standard dei paesi industrializzati seguendo appunto il modello di questi paesi industrializzati. La critica che loro mossero è che il sistema ambientale è strettamente connesso al pianeta. Di conseguenza l'economia è parte integrante del pianeta. Le risorse naturali vanno perciò tutelate e è necessario che vengano considerati anche gli impatti che queste attività causano all'interno del sistema ambiente. Stessi concetti vengono ripresi nella conferenza dell'ONU, sempre del 72, dove per la prima volta questi principi vengono messi nero su bianco. Viene adottata la dichiarazione sull'ambiente umano e in particolare tra i principali diritti che vengono riportate abbiamo la libertà, l'uguaglianza e il diritto ad adeguate condizioni di vita per tutti gli esseri umani, la vita e le risorse naturali devono essere tutelate e protette e il fatto che la conservazione della natura deve rientrare all'interno dei sistemi legislativi dei singoli stati. Questo è un primo percorso che segna l'etapa iniziale di quello che è lo sviluppo sostenibile a partire dagli anni 70, un dibattito puramente teorico che subito dopo un anno si concretizza con la crisi petrolifera del 73 che mette di fronte gli stati industrializzati con quelle che sono le effettive problematiche dell'epoca. Civiltà in paesi totalmente dipendenti dal petrolio, nel momento in cui c'è stata la guerra nel Medio Oriente con il blocco delle esportazioni del petrolio, questa crisi economica ha investito per diversi anni gli interi sistemi economici di questi stati. Gli stati quindi fanno tesoro di questa esperienza e incominciano a implementare, a far proprio questi concetti di limitatezza delle risorse e del fatto che l'economia appunto non è un sistema a parte rispetto a quello che è l'ambiente. Bisogna però attendere soltanto a altri 10 anni per avere la prima definizione di quello che è il concetto di sviluppo sostenibile. Viene dato dall'ONU attraverso la commissione Brundtland che fu istituita nel 1983 e la prima definizione viene data nell'87 e vediamo che raccoglie mette insieme quelli che sono i tre ambiti che fino a quel momento venivano analizzati in maniera dissociata, quelle che in inglese sono le tre E: environment, economy, everyone, cioè l'ambiente, il sistema ambiente strettamente connesso al sistema economico nonché a quello sociale. Tre sistemi che sono totalmente integrati, un'azione in uno di questi sistemi comporta delle conseguenze negli altri, sono interconnessi, non è possibile quindi ragionare e considerare un'attività industrializzata in questo caso senza pensare a delle ripercussioni su questi altri ambiti. La definizione che viene data
è quella riportata lì in corsivo, ossia lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare propri. Una piccola parentesi, vedo che la platea è abbastanza giovane, ma rispetto a quella che è la nostra condizione attuale, una definizione appropriata, direi tuttora, chiusa parentesi. Fino quindi alla fine degli anni Ottanta il dibattito rimane a livello ideologico, strategico e politico e a livello internazionale e nazionale. Viene concretizzato con la conferenza dell'ONU di Rio del 1982, dove vengono definiti i primi strumenti di programmazione politica, sia per il risanamento ma anche per la programmazione e la definizione delle strategie future. Vengono definiti 5 ambiti di azione con 5 diverse tipologie di strumenti che interessano vari ambiti di azione, ossia cambiamenti climatici, la biodiversità, le foreste, l'ambito dello sviluppo e la famosa Agenda 21. Da questo momento in poi, fino a oggi, il percorso, come vedete, è abbastanza lungo. Si sono avuti corsi, varie modifiche di quelli che sono gli strumenti, aggiornamenti di quelle che sono le strategie e le politiche, ma ciò che è importante ricordare, mettere in evidenza, è quanto riportato all'interno di quel cerchio, ossia vengono fatti proprio tutti quei concetti di tutela del territorio, di prevenzione ambientale, viene introdotto il principio di chi inquina paga, la salute e l'igiene dei luoghi di lavoro diventano un elemento importante, si incomincia a parlare di cambiamenti climatici, l'integrazione tra l'ambiente, appunto l'economia e gli aspetti sociali, di ciclo di rifiuti, biodiversità, tutti aspetti insomma che concorrono e rendono sicuramente la definizione e l'analisi di quello che può essere un sistema produttivo decisamente più complesso. Una parolina che troverete là dentro è life cycle thinking, che ve lo evidenzio, è un elemento molto importante, nasce già negli anni 60, e ve ne parlo solo ora perché, come vedrete, è uno dei pilastri fondamentali di quello che è l'analisi dei processi produttivi all'interno delle aziende. Cosa vuol dire life cycle thinking? Come dice la stessa parola in inglese, significa analizzare un prodotto o un servizio considerando tutte le materie prime, i processi che hanno portato alla loro creazione dall'inizio fino alla fine, ossia quello che si dice anche dalla culla alla tomba. Nasce ovviamente non in Italia ma a Nord Europa e Stati Uniti negli anni 60 e prende forma nel 1997 con la prima definizione di standard tecnico internazionale, che definisce appunto una metodologia classica per valutare quello che è un ciclo produttivo considerando tutte le materie prime in ingresso, appunto dalla fase iniziale fino alla fase di dismissione di un prodotto, di un servizio. Quello che quindi ho voluto mostrarvi con questo breve percorso è quello che è la fine della dicotomia che c'è stata fino a quel periodo, ossia il sistema ambiente strettamente separato rispetto al sistema produttivo, il mondo e l'ambiente che era semplicemente un serbatoio di risorse per quelli che sono i sistemi produttivi e tutti gli impatti venivano esternalizzati rispetto alle produzioni industriali. Come si dice sempre in inglese, one planet, one economy, ossia l'economia è strettamente connessa. E ho riportato lì in quell'immaginette il cerchio, in questa immagine il cerchio di quello che è la filosofia del life cycle thinking, ossia pensare un processo produttivo, un prodotto partendo dalle risorse iniziali, considerando tutto il ciclo di vita, la parte di manutenzione, di fornitura, di utilizzo, di fine uso, considerando appunto il sistema produttivo all'interno del sistema ambiente è strettamente connesso con quelli tre cerchi che avevo messo inizialmente, ossia l'ambiente sociale, l'aspetto economico e l'aspetto appunto ambientale. Qual è la connessione tra sviluppo sostenibile e green economy? C'è un bel testo dell'Enea del 2012, vi lascio qui il riferimento, link è tranquillamente scaricabile da internet. La definizione tutto sommato è la stessa. Green economy, seppure ancora non si è arrivato a una definizione univoca, è quello strumento che comunque permette di valorizzare il capitale umano, il capitale naturale e il capitale sociale, ossia sono i tre pilastri di quelli che è il concetto di sviluppo sostenibile. Vi faccio vedere adesso come tutti questi concetti che abbiamo presentato fino adesso hanno una ripercussione stretta su quello che può essere un'analisi di un ciclo produttivo.
Ricordate il diagramma che vi ho fatto all'inizio? Beh, la domanda che mi sono posto quando ho preparato la presentazione, ossia che cos'è un'azienda, di che cosa si occupa, quali sono gli elementi in ingresso e quelli in uscita. Vorrei che magari stimolasse un attimo la vostra fantasia, pensando a quel cerchio all'interno con tutte le paroline che avevo messo all'inizio, e che provasse ad applicare tutte queste singole paroline ad ognuno di questi elementi. Se ad esempio parlo di utilities, ossia energia elettrica, calore o acqua, e vi dicessi proviamo a fare acquisto di energia verde, proviamo a fare autoproduzione di energia per il singolo sito industriale, proviamo magari anche a farlo mediante fonti rinnovabili, proviamo, andando a considerare quelli che sono i nostri consumi, a sistemi che ci permettono di ridurre i nostri consumi di acqua. Oppure, se dobbiamo prendere dei servizi, proviamo a fare una selezione di quelli che possono essere i nostri fornitori. Parlando di materie prime, proviamo a utilizzare materie prime rinnovabili. Se invece volessi parlare di processo, possiamo cercare di analizzare il nostro processo pensando a quello che può essere un'attività di efficienza energetica del nostro processo produttivo, ossia di riduzione di quello che sono le materie che vengono utilizzate all'interno del nostro processo produttivo. Parlando invece dello spazio, dell'ambiente di lavoro, sicuramente possiamo pensare al nostro ambiente contestualizzato rispetto a quello che è il territorio circostante, oppure la qualità degli ambienti in cui il lavoratore lavora, pensando quindi a quella che è la salute e la sicurezza all'interno di questo luogo di lavoro. Parlando invece esclusivamente delle persone, possiamo pensare ad esempio a un sistema di certificazione e di gestione certificato che garantisce sicuramente un tipo di gestione di management aziendale e di partecipazione delle attività dei dipendenti al business più attivo rispetto a quelli che sono i sistemi classici, o anche servizi che un'azienda può fornire dal punto di vista sociale, quale può essere ad esempio la mobilità per i propri dipendenti. L'ultima frontiera, possiamo anche pensare alle cosiddette reti di impresa. E pensando a tutto ciò, cosa mi è venuto in mente? Beh, sicuramente un sistema decisamente più efficiente. Avremo dei costi fissi più bassi, dei costi di produzione più bassi, un'ottimizzazione di quella che è la gestione, un'ottimizzazione dei nostri cicli produttivi e un valore aggiunto per ciò che andiamo a produrre, che sicuramente potremo spenderlo meglio attraverso politiche di green marketing. Passando adesso da quello che è stata la teoria che abbiamo fatto fino adesso, andiamo a vedere alcuni strumenti pratici all'interno di un sistema aziendale. Abbiamo detto che abbiamo il classico processo produttivo con degli elementi in ingresso e degli elementi in uscita. Volendo andare a realizzare un'attività produttiva oggigiorno, ex novo, sicuramente in fase di pianificazione alcuni elementi che dobbiamo tenere presente sono i vincoli normativi che, grazie a Dio, sono stati finalmente implementati all'interno della nostra legislazione e riguardano diversi ambiti. Faccio, per esempio, penso agli ambiti ambientali, quelli per l'autorizzazione ambientale integrata, per la valutazione di impatto ambientale, il rispetto per le emissioni in atmosfera e quant'altro, o gli aspetti energetici, o gli aspetti nella sicurezza nei luoghi di lavoro. Volendo invece andare a ragionare sull'aspetto gestionale di quello che è un'attività oggigiorno, non parlo più di vincoli, ma di strumenti volontari che l'azienda può implementare al suo interno per rendere più efficiente il proprio sistema. E penso quindi ai sistemi di certificazione aziendali o altri strumenti che valutano quello che è il mio processo produttivo attraverso metodologie di life cycle assessment, quello che vi dicevo prima, valutare l'intero ciclo di produzione dalla culla fino alla tomba. In fase di marketing, l'implementazione sicuramente di sistemi di gestione aziendali mi permettono di avere un plus per quello che sono le mie potenzialità sul mercato, nonché anche andare a certificare prodotti secondo standard che magari adesso vi presenterò. Vi riporto anche qui un altro documento, anche questo scaricabile da internet, sempre una pubblicazione dell'Enea del 2012, dove vengono messe in relazione quelli su un lato gli obiettivi di eco-innovazione che riguardano i prodotti, i processi e i metodi di marketing, organizzazione e istituzioni, nonché i meccanismi che si possono attuare all'interno di un'azienda per tendere appunto all'obiettivo di realizzare sistemi e prodotti eco-innovativi. Vediamo che loro fanno una distinzione fondamentalmente tra un approccio preliminare, partono da una prima analisi che parte direttamente dal realizzare prodotti eco-compatibili fino a cercare di andare a rendere propri
tutti i concetti di sostenibilità e di green market, di green economy che abbiamo presentato prima all'interno di organizzazioni o istituzioni. Personalmente non mi trovo d'accordo con questa definizione. Ritengo che difficilmente uno parte con un'idea imprenditoriale iniziale volendo realizzare un prodotto ecocompatibile se non ha già all'interno, se già non pensa in fase iniziale a quello che sono tutti i concetti che sono propri della sostenibilità o della green economy. Quindi personalmente vedo la freccia totalmente al contrario, lascio a voi una valutazione insomma dello Stato. Uno strumento molto interessante che vi suggerisco anche qui è un sito legato a un progetto europeo, è Ecosmes, è un portale multilingue all'interno del quale molti dei concetti che abbiamo precedentemente presentato vengono illustrati sia con corsi di formazione, anche con l'utilizzo di software, con la presentazione di software e guide tecniche totalmente gratuite. Quello che adesso faremo in questa presentazione è appunto andare a presentare alcuni di questi strumenti, ad esempio quelli della certificazione, e in particolare gli strumenti di life cycle assessment, applicati poi al settore della valorizzazione dei rifiuti, che vedremo meglio dopo. Allora, certificazioni, sistemi di gestione, prodotti e etichettatura. Vediamo un attimino cosa si intende. Innanzitutto, certificare un prodotto vuol dire far sì che ci sia una procedura che un soggetto terzo assicura o per un sistema organizzativo o per un prodotto, ma anche per le stesse competenze di una figura professionale rispetto degli standard che vengono definiti univocamente. Quali sono gli enti che possono rilasciare questi standard? Possono essere sia a livello nazionale, sia a livello europeo che a livello internazionale. In questo caso ho preferito introdurvi alcuni dei sistemi internazionali più conosciuti, ossia quegli standard ISO. E faccio presente che questi strumenti sono strumenti che necessitano appunto di un controllo da parte di un soggetto terzo, che a sua volta è un soggetto a controlli di carattere anche qui o nazionale, europeo o internazionale. In parole povere, come funziona? C'è un'organizzazione che è un'azienda che decide di seguire, implementare un sistema di gestione o una certificazione di un prodotto secondo dei precisi standard, segue questi standard definiti a livello internazionale dalle norme ISO, ci sarà un soggetto terzo che farà questi controlli presso le aziende e un soggetto ancora che si occupa del controllo e di una garanzia di imparzialità della rispondenza di questi requisiti. Una cosa molto importante, che è ciò che mi preme farvi passare, è la filosofia con cui vengono realizzati tutte queste tipologie di sistemi, ossia un sistema ciclico, cosiddetto ciclo di Deming, che parte da un'attività di analisi e pianificazione di quelle che sono le esigenze e gli obiettivi dell'azienda, la implementazione di un sistema nel rispetto di quelli che sono gli obiettivi che ci si pone in fase iniziale, una fase di verifica e una fase di miglioramento. È un ciclo continuo che permette un controllo, un monitoraggio di quelle che sono le attività aziendali e un perseguimento appunto di obiettivi sempre più ambiziosi che vengono comunque scadenzati e pianificati secondo in rispondenza a quelle che sono ovviamente le esigenze economiche del caso. Abbiamo detto che l'ISO fin dal 1992 fa proprio i concetti di sviluppo sostenibile e si impegna sul tema, focalizzando l'attenzione su due principali ambiti: quelli dei sistemi di gestione delle aziende, ossia su come devono essere gestite le aziende, e su come possono essere certificati alcune tipologie di prodotti in rispondenza a standard precisi. Cosa si intende per sistema di gestione? È tutto sommato un sistema di regole e procedure definito appunto in questo caso da una norma internazionale che una qualunque organizzazione si dà per raggiungere lo scopo, per raggiungere diciamo obiettivi precisi, quali ad esempio possono essere far proprio alcuni principi di tutela ambientale, di tutela dei lavoratori, di soddisfazione del cliente, implementare un sistema che permette un miglioramento continuo di quelle che sono le proprie prestazioni e anche un modo per dimostrare a terzi, quindi avere una capacità di dimostrare appunto a terzi quello che sono gli obiettivi e le performance aziendali rispetto ai principi che ci si è posti in fase iniziale.
Questo vuol dire agire sul sistema di gestione di un'azienda. Cosa vuol dire invece certificare un prodotto? Vuol dire che esistono degli standard con dei precisi riferimenti di carattere che fanno riferimento ad esempio a principi di tutela ambientale, di qualità del prodotto o di tutela dei lavoratori. Vuol dire quindi realizzare dei prodotti che rispettano questi standard e vengono certificati da un soggetto terzo. Nella maggior parte dei casi questi strumenti, per quanto riguarda gli ambiti della sostenibilità, rispondono a metodologie di life cycle assessment. Il principio è appunto quello che vi dicevo prima: definire una politica in fase iniziale, un'analisi di quelle che sono le esigenze e anche i problemi all'interno dell'azienda, definire un programma, implementare il programma all'interno della propria azienda, definire degli indicatori di performance, fare un'attività di analisi costante e delle azioni migliorative. Questo lo possiamo fare in diversi ambiti perché gli standard che esistono in circolazione sono diversi. Ovviamente parlando di ambiente e sostenibilità non potevo non fare un cenno molto rapido a quella che è la serie ISO 14000, che è il fulcro fondante tutte le normative internazionali sulla tutela dell'ambiente. Anche qui la struttura su quale l'ente internazionale ha definito questi standard prevede un'azione sia in fase di pianificazione, di ideazione e di quella che è comunque la progettazione o di un prodotto o di un servizio, ha definito anche norme per strumenti valutativi di quelle che sono le prestazioni aziendali, ossia su come viene realizzato un ciclo di vita di un prodotto, su cosa significa realizzare un prodotto ecoefficiente, su come si fa un bilancio massa energia di un ciclo produttivo, o come si vanno a valutare tutti gli impatti su gas, diciamo in generale gas a effetto serra o gli impatti legati alla produzione di CO2, il cosiddetto carbon footprint. Definisce anche quali sono i metodi per andare a fare le analisi all'interno, audit, analisi ambientali all'interno delle aziende, nonché quelle che sono le modalità per comunicare all'esterno i risultati ottenuti dall'implementazione di questi sistemi. Quella, diciamo, che vi ho presentato poco fa è la legge, è il pilastro fondante dei sistemi di gestione in ambito ambientale, ma oggigiorno andare a fare un'azienda vuol dire andare a considerare un sistema complesso con più variabili. Come abbiamo detto, il stesso concetto di sostenibilità, economia, società e ambiente, è un sistema complesso. Le variabili che poi dobbiamo prendere in considerazione sono molteplici, fortunatamente diversi sono gli standard che ci permettono di seguire un percorso univoco. Un'azienda può definire oggigiorno una politica interna attraverso l'applicazione di sistemi di gestione e il rispetto di normative internazionali che prevedono la tutela di tutti questi ambiti. Se volessimo metterci anche l'ambito alimentare, esiste anche una ISO specifica per la certificazione dei sistemi di produzione alimentare. Come ci approcciamo al sistema? Perché un'azienda dovrebbe decidere di implementare questi sistemi? Perché sicuramente in fase iniziale può porre più attenzione su quelle che sono i requisiti dei prodotti sia in ingresso ma anche in uscita, tenendo presente quelle che sono le esigenze del cliente. Quindi vuol dire fare un'azienda partendo da un'analisi di quello che è il contesto, quelle che possono essere appunto le esigenze dei nostri clienti, ma anche quelli che sono gli impatti ambientali sia diretti che indiretti legati al nostro ciclo produttivo. Vuol dire fare un'analisi energetica a priori di quello che è il nostro processo produttivo, oppure andare a valutare tutti quelli che sono i rischi nel nostro ambiente di lavoro, andare anche a valutare quelle che sono le esigenze dei lavoratori, parlando appunto dell'etica, cioè i diritti umani o lo sfruttamento. Sono normative che magari dette così risultano fuori, poco applicabili, o comunque sono poche le realtà che oggigiorno utilizzano questi sistemi. Ciò che infatti voglio farvi passare come concetto è che oggigiorno pensare a impresa non vuol dire necessariamente implementare uno di questi sistemi di gestione, ma quantomeno aver presente coscienza della complessità delle tematiche e il poter agire su una di queste variabili, nonché anche su tutte. Avere quindi un'analisi in fase iniziale di questi aspetti ci permette poi di
di sfruttare quelli che sono gli strumenti strettamente connessi agli sistemi di gestione, ossia le attività di auditing. Cioè, poche aziende oggigiorno, mi sembrerà strano, ma fanno delle attività di verifica e di controllo di quelli che sono i propri processi produttivi, se non sono, se non sono aziende certificate. Avere un sistema documentale che non rappresenta un appesantimento di quello che è la normale gestione della burocratica all'interno di un'azienda, ma un modo di distribuire le responsabilità, avere una tracciabilità di tutte le operazioni che vengono fatte all'interno delle aziende e avere delle procedure standard per tutto, nonché un riesame e un continuo miglioramento di quelle che sono le attività che vengono svolte all'interno delle aziende. Questo è, diciamo, il primo risultato strettamente connesso alla semplice applicazione di uno di questi standard. Altri strumenti che sono di particolare importanza sono quelli del life cycle assessment, ossia strumenti che ci permettono di andare a valutare appunto quello che è il ciclo di vita dell'intero prodotto, magari andando a definire un prodotto che sia ecoefficiente, e vedremo adesso che cosa significa, o andare a valutare qual è l'impatto, il carbon footprint di una nostra produzione, o andare a capire quali sono gli impatti legati alle emissioni gas serra legate appunto alla nostra produzione, o semplicemente andare a fare un attento bilancio di materia ed energia, che si tramuta in bilancio anche economico, di quella che è la nostra produzione. Altro strumento strettamente connesso è quello del labeling, ossia della certificazione, ossia il poter piazzare sul mercato prodotti con marchi che siano riconosciuti da standard internazionali. Vi presento velocemente quello che è il concetto e come viene strutturato un life cycle assessment. Un quadro che si trova tranquillamente di spiegazione, che lo trovate in internet, e che è quello che definisce un attimo la filosofia del life cycle assessment, è definire qual è l'obiettivo del nostro studio che vogliamo andare a fare, definire appunto i confini, fare un diagramma di flusso di quello che è il nostro ciclo produttivo, raccogliere dei dati, elaborare questi dati e andare a fare una valutazione degli impatti, un processo iterativo che prevede per ogni singolo step una interpretazione e una valutazione attenta di quelli che possono essere i singoli aspetti, appunto. A livello pratico, come si tramuta uno studio di life cycle assessment? Vuol dire considerare un processo produttivo per quelli che sono gli elementi in ingresso, ossia tutti i materiali che entrano all'interno del nostro ciclo produttivo, l'energia necessaria per produrre il nostro prodotto, le quantità di acqua ad esempio. E questa analisi viene fatta sia dalla fase di estrazione delle materie prime, sia andando poi ad analizzare quello che è il processo e la fabbricazione del prodotto, nonché la distribuzione dello stesso e quindi il riuso, il riciclo o la gestione dei rifiuti. Questo perché? Perché in uscita dobbiamo valutare attentamente quelli che sono la quantità di prodotti che noi andiamo a immettere sul mercato, eventuali coprodotti che andiamo a immettere sul mercato o eventualmente rifiuti, gli impatti in generale che abbiamo sull'ambiente, nonché quelli dell'emissione in aria o gli scarichi legati all'acqua. Tutto questo sistema quindi verrà tramutato attraverso specifici impatti ambientali, che sono quelli riportati all'interno di questo box. A livello pratico vi porto un esempio di uno studio fatto dall'Enea sulla valutazione l'applicazione di politiche nel riciclo, nel potenziamento delle politiche di riciclo nel PC. Loro cosa hanno fatto? Hanno utilizzato il modello presentato precedentemente per mettere a confronto due possibili scenari, ossia lo scenario attuale, quello di un utilizzo a fine uso del PC che comporta circa un 50% di smaltimento in discarica, un 40% di incenerimento, un 10% di riciclaggio, e uno scenario futuro invece 70% dovrebbe essere riciclato e un 30% dovrebbe essere incenerito. Cosa hanno fatto attraverso quella metodologia che vi ho spiegato prima? Sono andati a valutare quali sono i singoli passaggi all'interno del ciclo produttivo che sono più impattanti per quanto riguarda il consumo di risorse rinnovabili. Hanno visto che tra produzione, uso del prodotto e fine vita, l'elemento del sistema più debole è sicuramente quello della produzione. Hanno poi fatto un'ulteriore analisi, ma della produzione, qual è il componente del computer a maggiore impatto sempre sul consumo di risorse rinnovabili? È la CPU del computer.
al secondo posto il monitor, andando quindi ad analizzare le possibili casistiche di valorizzazione di implementazione innanzitutto di queste politiche e di interventi sull'utilizzo di questi singoli componenti, hanno visto che questa tipologia di scenario comporta un miglioramento dell'indicatore di risorse di consumo di risorse rinnovabili decisamente superiore rispetto a quello che c'era in precedenza. E questo è un caso abbastanza semplice che vi mostra le potenzialità di questo strumento, che in questo caso è stato applicato per una valutazione di quelle che sono le politiche, ma possono essere applicati anche all'interno delle aziende stesse per la valutazione di quelle che può essere l'ottimizzazione del proprio processo. Ad esempio, una normativa specifica è quella che ci permette di valutare l'ecoefficienza di un prodotto. È una normativa uscita nel 2011, sempre uno standard internazionale, e vi riporto qui uno studio abbastanza semplice che hanno fatto, mettendo a confronto le lampadine a bulbo a incandescenza nonché quelle a fluorescenza. Hanno fatto un'analisi su, in generale, quelli che sono gli impatti legati alla produzione e all'emissione di gas a effetto serra, e hanno visto che quello fluorescente è leggermente più impattante rispetto a quello incandescenza. Hanno tenuto però presente che il tempo di vita delle lampadine incandescenza è decisamente inferiore rispetto a quello delle lampadine fluorescenti. Sono parametri che adesso non ho riportato le unità di misura e tutti i calcoli, ma sono tutti parametri con unità di misura complessi che, andandoli poi ad aggregare tra di loro, ha portato a dire che andare a realizzare una lampadina fluorescente è ben 5 volte meglio che andare a realizzare, non meglio, vuol dire realizzare un prodotto ecoefficiente 5 volte di più rispetto a produrre una lampadina incandescente. Questo capite come all'interno di una politica di ricerca, innovazione e sviluppo di un'attività industriale permette di definire nuove strategie, nuove politiche e identificare nuovi business. Vi ho riportato qui un'altra delle normative, un esempio delle altre ISO che vi ho riportato prima, ossia il calcolo delle emissioni gas a effetto serra o del carbon footprint o anche water footprint. È il caso della Barilla. La Barilla nel 2009 ha fatto uno studio sulle performance di sostenibilità. Vi faccio presente che l'ho tratto dal libro, da una pubblicazione online totalmente gratuita che potete scaricare dal sito di Edizione Ambiente Freebook. Basta che vi iscrivete, ci sono diversi articoli e pubblicazioni gratuite. Cosa hanno fatto loro? Ad esempio, hanno utilizzato questi strumenti per mettere a confronto quello che è la diversità di carbon footprint dei diversi prodotti. Hanno valutato anche il water footprint, sempre per diversi prodotti, ma anche per produzione di grano, ad esempio, o di pasta all'interno dei diversi paesi. Fa parte di una politica di sostenibilità più ampia che Barilla sta seguendo da diversi anni per ridurre appunto gli impatti sull'ambiente legati ai propri cicli produttivi. Un elemento molto importante, che come vedremo dopo è strettamente connesso a quella che è la produzione di rifiuti, è una normativa uscita sempre di recente, nel 2011, legata all'analisi del flusso materia-energia di un ciclo produttivo. Fondamentalmente, consideriamo questo un ciclo produttivo. Abbiamo 100 tonnellate di materiale in ingresso, abbiamo un processo produttivo costituito da 3 fasi, abbiamo una produzione, 70 tonnellate, sicuramente dei materiali di scarto con diversi impatti sull'ambiente, e abbiamo bisogno di energia e di acqua. L'approccio classico che fino ad oggi si seguiva qual è? Facciamo un'analisi economica associata al nostro ciclo produttivo. Abbiamo 500.000 euro di materiale in ingresso, un tot di 50.000 euro di costi legati ad acqua ed energia, 100.000 euro di costi generali. Quindi abbiamo dei costi di 650.000, vado a fare il mio prezzo del prodotto sul mercato. Applicare uno standard che permette invece di analizzare singolarmente per i nostri processi quelli che sono i consumi energetici, i quantità di prodotti che passano all'interno del nostro ciclo produttivo, permette sicuramente di avere un maggior controllo di quello che è il nostro ciclo produttivo. In particolare, andare a prendere questi stessi costi, volendo parlare in termini monetari, e andandoli poi a suddividere per i singoli elementi le singole sezioni di produzione, nonché andare a considerare ad esempio quelli che sono i nostri costi generali all'interno, associati ad ogni tipologia di rifiuto che noi andiamo, o di impatto che noi andiamo a creare, ci permette appunto di avere, come dicevo prima, un controllo puntuale di quello che è il nostro processo produttivo.
un controllo maggiore di quelli che sono i nostri costi e sicuramente la possibilità di migliorare le prestazioni del nostro sistema andando a incidere su uno o su un altro elemento del nostro processo produttivo, nonché andando a ridurre anche, ad esempio, la nostra quantità di rifiuti, perché in questo ciclo è, diciamo, la presentazione che vi ho fatto prima, questa è la classica visione di un sistema lineare in cui appunto c'è una materia che entra, un processo produttivo che realizza un prodotto che esce e dei rifiuti che per noi non hanno un valore economico. Andando invece a fare un'analisi attenta dei quantitativi, del valore economico che questi stessi rifiuti o sottoprodotti hanno, permetterebbe innanzitutto di ridurre la quantità di rifiuti o di materiale in fase di produzione, nonché andare a considerare i nostri prodotti come un sistema, come elementi che possono avere un valore economico. Quindi viene a cadere quello che è appunto il concetto di produzione lineare del nostro sistema produttivo, avvicinandosi più a quello che è un concetto naturale, ossia un sistema, un essere vivente che è inserito all'interno di un ciclo, di un ecosistema e che con questo scambia materiale fino ad arrivare ad un impatto zero. Impatto che vuol dire produzione di rifiuti perché tutto viene valorizzato, impatto anche economico. L'altro strumento strettamente connesso all'utilizzo degli strumenti di certificazione è sicuramente la possibilità di fare green marketing, la possibilità di applicare delle etichette a quelli che sono i nostri prodotti. Faccio riferimento sempre agli standard ISO in precedenza, c'è la serie 14020 che identifica tre tipologie di etichette che possono essere utilizzate. Le più importanti, le etichette possono essere anche a livello nazionale o europeo o internazionale, quelle più famose, vi riporto un'etichetta di primo livello, ossia un'etichettatura che risponde di un prodotto che risponde a precise caratteristiche normate da uno standard, è quello definito dalla normativa europea, è così chiamato Ecolabel, dove per ogni prodotto ci sono dei requisiti che bisogna rispettare. Se vengono questi requisiti vengono rispettati, è possibile apporre sui prodotti questa tipologia di etichetta. Quindi quando andiamo a comprare un prodotto, se c'è un consumatore attento che legge l'etichetta e conosce il significato dell'etichetta Ecolabel, sa che quell'azienda ha applicato al suo interno un sistema virtuoso per la produzione appunto di quel bene. Stessa cosa anche quando vediamo su un prodotto la dichiarazione EDP, che in italiano sarebbe DAP, ma mi sa che viene spesso pubblicato con l'acronimo inglese, che è un vero e proprio documento che accompagna l'intera produzione di la commercializzazione, volevo dire, di un bene, perché non c'è uno standard preciso, nel senso di volta in volta viene fatto un vero e proprio documento di analisi su quali sono le metodologie che l'azienda ha seguito per la tutela dell'ambiente e la riduzione degli impatti. Altri strumenti di comunicazione che ritroviamo anche, per esempio, il caso di prima della Barilla che vi ho presentato, e non c'entrano niente con l'etichettatura, ma ve li riporto insomma per dover di cronaca quelli più importanti, sono legati a dei rapporti di sostenibilità che comunemente grandi multinazionali adottano appunto per manifestare i propri stakeholders ai clienti o comunque a tutti i soggetti con i quali si interfacciano ciò che loro stanno facendo per rispettare i principi di uno sviluppo sostenibile. Abbiamo un'etichettatura, o meglio, la predisposizione di report secondo gli standard del Global Reporting Initiative e altri invece legati a standard definiti dall'ONU, nonché un altro strumento abbastanza utile è il Carbon Foot, l'impronta ecologica, che è uno strumento che troviamo anche nell'analisi, ad esempio, dello studio della sostenibilità della Barilla. Anche lì avevano fatto loro, per ogni tipologia di prodotto, un'analisi di quello che erano gli impatti. Diciamo, qui si chiude la parentesi su quelli che possono essere gli scenari, le prospettive nella realizzazione di nuovi sistemi produttivi applicando i criteri del green economy, dello sviluppo sostenibile. Adesso volevo un attimo passare più all'argomento della presentazione, ossia all'ottimizzazione dei processi produttivi legati alla gestione dei rifiuti e alla valorizzazione di sottoprodotti. Vogliamo fare un attimo una piccola pausa? Mi volete fare qualche domanda su quanto fatto fino adesso? Qualche dubbio, qualche perplessità? O non so, ditemi voi, o proseguo.
Sì. Ecco, l'autorizzazione integrata ambientale si fa, cioè si dà dopo o prima che un'azienda viene realizzata? Cioè non si potrebbe fare a monte questa, cioè l'autorizzazione, no? Di solito si dà dopo che l'azienda viene realizzata. Non si potrebbe creare uno standard prima che l'azienda si realizzi da rispettare, in modo che sia sicuro che rispetti appunto i canoni di sostenibilità? Questo, no, a livello legislativo volevo sapere. Come, diciamo, questa slide rappresentava più quella che poteva essere un'idea per qualcuno che vuole avviare la realizzazione di una nuova attività, ma quando qui ho scritto planning, cioè in fase di pianificazione, vincoli normativi energetici legati alla sicurezza, vuol dire che oggigiorno per aprire un'attività produttiva bisogna fare una precisa autorizzazione, come la facciamo anche per la realizzazione di una nostra casa, che deve rispettare tutti questi vincoli ambientali, energetici e di sicurezza. Molte di questa normativa, specialmente quella ambientale, l'autorizzazione ambientale integrata, è un'autorizzazione che non è per sempre, è un'autorizzazione ciclica che deve essere rinnovata, ma che è obbligatoria in fase iniziale di realizzazione. Viene fatta a priori e viene rinnovata periodicamente. Sì. Assolutamente sì. È obbligatoria in fase iniziale. Quindi infatti avevo messo in fase iniziale. No. Fa riferimento. Fanno riferimento al 152 del 2006, quindi è stata introdotta lì all'interno, ma non è una normativa del tutto nuova. Quando comunque sono state implementate, ovviamente aziende che non avevano, non rispettavano tutti gli standard secondo l'autorizzazione ambientale integrata, ovviamente si sono dovuti adeguare a quelli che sono gli standard. Appunto, il problema probabilmente è questo, che aziende già esistenti antecedentemente all'entrata in vigore della normativa, in fase di adeguamento avevano dei costi di adeguamento dei propri impianti, del proprio processo produttivo così elevati che hanno fatto sì che o hanno chiuso o non sono riusciti, insomma, o hanno lavorato nell'illecito. Avete qualche altro dubbio su, o qualche altra domanda, curiosità su quanto presentato fino adesso? Su come oggi viene visto un business dal punto di vista della green economy e quali sono appunto le prospettive all'interno del settore? Come vedete, tutte le politiche europee vanno in questa direzione. Sicuramente siamo ancora indietro, sicuramente siamo. Provo a mettere qua. Sente meglio? Sì, c'è meno eco. Dicevo, sicuramente la situazione attuale non è delle migliori, siamo ancora indietro sull'implementazione di diverse politiche che vi ho presentato. Ma ripeto, si tratta di standard internazionali. Quello che il concetto che vi volevo far passare è l'importanza oggigiorno di tenere presente tutti questi aspetti e come sicuramente un elemento vincente può essere andare a migliorare alcuni singoli aspetti del proprio processo produttivo tenendo presente appunto queste variabili. Sento un eco, non so se si sente anche dietro. Se non ci sono problemi o dubbi. Sì. Per l'azienda sì. È un ulteriore aggravio economico o è una possibilità di guadagno essere ecosostenibile? Domanda corretta. Sì. Ok. Allora, non ho ben chiaro il fatto, cioè se per un'azienda è un onere oppure è una possibilità di guadagno essere diventare ecosostenibile. Allora, il rispetto. Cioè, perché è proprio nell'ottica del business. Sì, nell'ottica del business, perfetta. Domanda chiara, lo volevo dire prima, ma ho dimenticato di fare la precisazione. Applicare questi sistemi di gestione o andare a fare studi di quello che è il proprio processo produttivo secondo questi standard ha un costo. La certificazione è una certificazione che va rinnovata periodicamente.
c'è un sistema che va mantenuto burocratico all'interno, quindi vuol dire mettere delle risorse interne, nonché soggetti esterni che devono venire, devono fare dei controlli. È un costo. Io ve li ho presentati per farvi capire che è possibile anche far proprio questi principi senza necessariamente dover ottenere un pezzo di carta, una certificazione riconosciuta da terzi. Questo sicuramente è fondamentale nel momento in cui vogliamo esternalizzare, comunicare all'esterno quelli che sono i nostri risultati. Ma anche semplicemente applicare questi principi e queste filosofie a realizzare un sistema produttivo efficiente, andare a analizzare quelli che sono i costi e gli impatti ambientali che noi abbiamo cercando di ottimizzare le risorse, riducendo anche i rifiuti, è una buona pratica gestionale. Una buona pratica gestionale che sembra ci siamo dimenticati e che, ripeto, può essere messo nero su bianco attraverso una certificazione. Il business nasce dal fatto che, avendo questa certificazione, si commercializza più facilmente, cioè dovrebbe esserci una commercializzazione più produttiva, questo è il business. Anche. Allora, innanzitutto è una migliore capacità di controllo e di gestione di quello che è il proprio processo produttivo. Io lavoro attualmente nell'ambito energetico, una delle attività che si fa è andare a fare audit energetici presso le aziende. Tantissime aziende hanno dimenticato quello che non conoscono appieno quello che è il loro processo produttivo, sono molto focalizzati esclusivamente sulla produzione, controllo dei costi esclusivamente finalizzato a quelli che sono i prodotti in ingresso, a quelli che sono i costi di gestione generale. Quindi applicare questi principi permette, come ad esempio facciamo quando facciamo un'analisi industriale, vuol dire andare a analizzare i singoli macchinari, vedere dove ci sono degli elementi problematici all'interno del sistema e cercare di migliorarli. Questo già lo facciamo noi come attività di consulenza, indipendentemente dall'applicazione di questi sistemi. Se un'azienda a priori è a conoscenza di questi strumenti, vuole farli propri, può o seguire la strada della consulenza esterna tranquillamente facendo analizzare il proprio ciclo produttivo, oppure seguire proprio quello della consulenza associata alla certificazione. Faccio anche presente che a seguito delle certificazioni, specialmente quando si è un sistema certificato ISO 9001 o EMAS, ci sono diversi sgravi fiscali legati appunto a tutti quelli che sono i costi, trattamento dei rifiuti e quant'altro, assicurazioni e cose di questo tipo. Quindi sicuramente non è stretta propriamente lineare la connessione tra implemento un sistema di gestione e un beneficio, perché c'è un ritorno di immagine immediato. È più che altro una filosofia che deve essere recepita dall'alta direzione dell'azienda, è un modo di fare propria impresa. Ripeto, fare, controllare, avere un sistema documentale e delle procedure standard che mi garantiscono il controllo di tutto, vuol dire far sì che tutti i dipendenti all'interno della mia struttura seguano delle direttive e che non siano quelle tramandate a voce. Avere una cognizione di ogni singolo macchinario, ogni singolo elemento del nostro processo produttivo, quanto mi viene a consumare, quanto a livello energetico, a livello di acqua, quanti sono gli scarti e rifiuti che vengono fuori, se quei rifiuti posso evidentemente portarli al riciclaggio io attraverso un contatto diretto con altre aziende o una valorizzazione all'interno dell'azienda facendo sì che non li porto più in discarica e per me non sono più un costo. Sono esercizi di buona pratica che, ripeto, oggigiorno molte aziende hanno dimenticato perché è esclusivamente focalizzato su quello che è il classico processo. Ho un prodotto che mi entra, il mio risultato finale è fare, non so, olio, la Sansa per me è uno scarto, è un prodotto che è appunto uno scarto, il massimo che sono riusciti oggigiorno a fare è portarlo ad alcuni inceneritori. O per alcune tipologie di Sansa, ad esempio, utilizzarla come prodotto per la combustione. Esistono altri processi di valorizzazione interna, anche delle acque di vegetazione, quindi faccio l'esempio di un frantoio che è una realtà locale, che permetterebbe insomma di valorizzare, di ottimizzare il processo produttivo, ma anche i costi, volendo parlare di costi e non di impatti di CO2 o di altre tipologie appunto di impatti, che hanno un riscontro economico a livello all'interno dell'azienda. No, io volevo sapere il confine etico-morale di una certificazione EMAS, per esempio, per un'azienda. Cioè, laddove una certificazione
è controllata dall'azienda e quando una certificazione poi è controllata da un ente terzo che deve essere a sua volta controllato, perché sennò, se non riusciamo a capire questi meccanismi, la green economy, cioè proprio il termine green economy è affascinante e poi alla fine rischia di generare tutt'altro impatto. Allora, come vi mostrava in questa slide, quando implemento un sistema di certificazione c'è un soggetto terzo. Questo soggetto terzo è quel soggetto che si occupa di fare i controlli all'interno della nostra azienda ed è a sua volta controllato da un soggetto internazionale accredita, a sua volta controllato da altri enti a livello internazionale. Quindi diciamo la struttura, l'ossatura, la piramide è un sistema garantito di rispetto di standard. Io ho lavorato anche nel settore, ho fatto una tesi all'interno del settore di questi sistemi, sistemi di gestione integrata, e ho lasciato però il ramo, non ho continuato a lavorare all'interno del settore perché ho lavorato anche qui nella zona di Lecce, perché questi sistemi siano efficaci, quello che è importante è che sia appunto l'alta dirigenza che abbia cognizione di quello che sta andando a fare. Se avere una ISA 9001 o ISA 14001 serve esclusivamente per partecipare a un bando pubblico perché è requisito sine qua non per partecipare al bando, non andiamo da nessuna parte. Ovviamente la piramide garantisce il controllo della struttura, ma è un controllo che posso dire che è parzialmente viziato. Quindi quello che è importante, ecco perché ve l'ho spiegato in maniera blanda, è avere cognizione delle potenzialità e decidere secondo quelle anche che sono le disponibilità economiche, perché è un costo, non altissimo ma è un costo, e bisogna quindi ritrovare immediatamente una copertura economica. Cioè se implemento un sistema di gestione mi costa 10.000 euro, a fine anno devo avere un rientro di 10.000 euro che mi garantisca un extra guadagno di 10.000 euro che mi copra quel costo. Però ci deve essere una volontà da parte della dirigenza. Quando si va a fare un'analisi del proprio ciclo produttivo, che sia un'analisi di carattere ambientale, che sia un'analisi di carattere energetica, che voglio garantire una migliore condizione di lavoro per i miei dipendenti, quello può anche prescindere, come dicevo appunto, l'ottenere la certificazione. Deve essere l'alta dirigenza che è consapevole di come viene fatta l'analisi, che definisce degli obiettivi e un programma di azione di intervento che sia fattibile, realizzabile secondo quelle che sono le risorse, che mi porta a dei risultati, consapevole che a fine anno, a seguito delle mie verifiche che farò internamente, questi risultati, questi obiettivi posso migliorarli, posso alzare o abbassare l'asticella. E questo è quello che mi premeva appunto farvi passare, non tanto prendere il pezzo di carta, quello potrebbe anche non essere un elemento fondamentale, a meno che non è necessario per partecipare. No, è chiaro, molto chiaro la risposta, cioè la mia non era a caso la domanda, proprio sì, perché sì. No, in effetti qualche cosa... Quasi sempre, cioè, diciamo la 9001... Anche perché abbiamo il difetto di trovarci in Italia, no? Nostro malgrado, ci troviamo in Italia, un bel paese, tutto sommato, però... certi tipi di ragionamenti occorre poi importi per legge, a differenza di altri paesi ormai, diciamo così, più progrediti, culturalmente più progrediti, per esempio i paesi scandinavi, la stessa Germania o la Francia, col principio di precauzione, no? su certe cose, eccetera, eccetera. Quindi dove loro non hanno bisogno di passare per vie di legge per imporre determinati standard di produzione sostenibili, no? Sostenibili da tutti i punti di vista. Però il trucco in Italia è sempre quello della certificazione EMAS, perché a me magari riguarda più che altro situazioni ambientali, no? Quindi produzioni che hanno impatto con l'ambiente, cioè che queste certificazioni vengono rilasciate da enti, no? Che magari e poi alla fine non vengono controllati, cioè come dire, se l'Enel dovesse avere la certificazione EMAS, sulla base di quale criterio qualcuno gliela rilasciava l'autorizzazione EMAS, per dire, no? Perché se è vero che magari rispetta certi standard di legge di impatto, poi alla fine non controlla gli altri impatti, no? Cosa che dovrebbe essere controllata nella filiera, per esempio, no? il carbone che viene usato nella centrale dell'Enel, parliamo di quelle di Brindisi, no? Cioè, l'impatto è quello,
CO2 e tutte le altre sostanze, no? E poi l'impatto anche etico, morale, un kilowattora prodotto da carbone, quanto costa in termini di vite umane, questo lei non ce l'ha mai detto, però si trova una certificazione EMAS, si trova tutte le certificazioni che vogliamo, cioè è controversa la faccenda. Io l'ho chiamato strumento volontario, ma non perché l'ho chiamato io, questi sono strumenti volontari. No, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Parliamo Se no rischia che possa passare il messaggio, ovviamente, no? Come un messaggio positivo, perché se si va nella direzione della sostenibilità è chiaro che va bene tutto, però bisogna capire laddove bisogna soffermarci per essere quello più... è una nostra deformazione da italiani, che è una normativa volontaria internazionale, quindi l'hanno fatta senza particolari vincoli, abbastanza blanda, perché se un soggetto volontariamente decide di implementare un sistema vien da sé che lo segue in maniera lineare. Nel momento in cui invece viene imposta per legge, è più facile per noi trovare gli ostacoli all'interno di questo sistema. Lo vedremo sistema. Magari il prossimo punto, quando tratteremo i rifiuti, e le domande saranno tante. Grazie. Allora. Nell'ambito dei rifiuti, un elemento è un elemento che ha accomunato tutti i discorsi fatti fino adesso. Abbiamo parlato di impatto ambientale legato al consumo di risorse rinnovabili, l'impatto ambientale legato alla produzione appunto di rifiuti, il ciclo di vita dei prodotti che interferisce anche con il fine uso del prodotto, l'analisi del flusso di energia e di materia dei nostri sistemi produttivi, che ci porta a ragionare sull'ottimizzazione degli scarti all'interno del nostro ciclo produttivo. Abbiamo parlato di ecoefficienza del prodotto. Un comune denominatore di tutti questi argomenti è appunto il concetto di rifiuto. Cosa si intende? Qui ho voluto fare una precisazione normativa, perché quando si parla di rifiuti la normativa italiana è veramente molto complessa. Il rifiuto, secondo il 152, decreto legislativo 152 del 2006, è una qualunque sostanza di cui il detentore manifesta la volontà di disfarsi o per legge ha necessità insomma di disfarsi. Quindi, volendo analizzare quello che è il nostro processo produttivo, abbiamo una materia che entra, un processo produttivo, abbiamo uno scarto, cioè un prodotto di cui il detentore non ha bisogno perché non può utilizzarlo, decide appunto di disfarsene, diventa automaticamente per legge un rifiuto. Viene da sé che questo rifiuto viene raccolto, trasportato, portato al riutilizzo, al riciclo e al recupero, nonché allo smaltimento. E questa dovrebbe essere la buona pratica, quella che dalla direttiva europea è stata recepita nel 97 con il decreto Ronchi, è la gerarchia dei rifiuti, ossia il principio di prevenzione, andare a ridurre la quantità di rifiuti in fase di produzione. E qui la normativa stessa, il 152, il decreto legislativo, parla di come fare prevenzione andando a fare studi di ecobilanci o andando a applicare sistemi di certificazione ambientali, fatti in maniera seria ovviamente. Questo comporta una cognizione, una conoscenza di quello che è il proprio sistema produttivo, una ottimizzazione delle risorse, riduzione dei rifiuti, quindi viene applicato il principio di prevenzione. Una volta generato il rifiuto, questo rifiuto deve comunque passare, non andare direttamente in smaltimento e in discarica, ma deve passare attraverso il riutilizzo, il primo passaggio, secondo passaggio il riciclo o il recupero. Quello di cui andremo a parlare nella parte iniziale della presentazione, abbiamo più posto l'accento sull'analisi di un processo produttivo e quindi sui concetti di ecobilancio, di certificazione ambientale, quindi su come andare a intervenire all'interno della gerarchia dei rifiuti sul concetto di prevenzione. Quello che faremo adesso è porre l'attenzione sul concetto di sottoprodotto e sul concetto di trattamento, di riciclo, di recupero dei rifiuti. Io in particolare vi porterò un esempio, vi spiegherò innanzitutto che cos'è sottoprodotto. Quando vi ho spiegato adesso il diagramma non vi ho detto niente sul sottoprodotto, perché dal punto di vista legislativo è una cosa a sé. Che cos'è un sottoprodotto e come può essere valorizzato? Vi racconterò un esempio in particolare nell'ambito dell'utilizzo energetico. Per quanto riguarda il trattamento, riciclo e recupero, non voglio togliere la parola a Guido Poliseno, che viene dopo, che presenterà un buon caso di industriale di attività di riciclaggio, di recupero e di produzione di materiali da prodotti appunto materia prima seconda riciclata.
Quindi vi presenterò, farò un attimo un'introduzione perché a quello che presenterà poi Voliseno, ma lascerò poi la parola su quello che riguarda il riciclaggio a lui. Allora, vi presento appunto dal punto di vista normativo che cosa vuol dire andare a riciclare o recuperare un rifiuto. È una definizione che l'ho presa sempre dal decreto legislativo 152, che identifica il recupero come una qualunque operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendolo con altri materiali. E quindi questa attività comprende sia l'attività di riciclo, sia quella di preparazione al riuso. All'interno della gerarchia dei rifiuti, il riuso è il primo passaggio che bisogna fare, successivamente l'attività di riciclo. Una volta che applichiamo attività di recupero, sia di riciclo, sia di riuso, cosa succede? Il rifiuto cessa di essere tale. Cessa di essere tale, qui mi sa che ho sbagliato a fare riferimento, va bene, ve lo spiego dopo, esclusivamente se soddisfa alcune delle seguenti condizioni, ossia che questo, il prodotto che viene fuori dal riciclo, è un prodotto che può essere utilizzato per scopi specifici, perché sennò si va in contrasto con quello che è il concetto appunto di rifiuto, la volontà di disfarsi del prodotto da parte del detentore. Esiste un mercato per questo prodotto, è che il prodotto che andiamo a recuperare ha effettivamente dei requisiti specifici per l'obiettivo e per gli scopi che noi ci stiamo prefiggendo, e l'utilizzo non deve portare comunque ad ulteriori impatti negativi sull'ambiente. Le operazioni di recupero dal punto di vista normativo sono innumerevoli. Quella che andrà a presentare successivamente Guido Voliseno è l'attività di recupero R5, vuol dire che gli impianti che loro sono andati a realizzare sono stati autorizzati in fase iniziale, secondo autorizzazioni specifiche, secondo appunto il codice R5, ossia un impianto di riciclaggio e di recupero di altre sostanze inorganiche. Vedremo poi qual è il rifiuto che loro hanno preso, hanno riciclato, come lo hanno recuperato. Vi parlerò invece io dei sottoprodotti. Che cos'è un sottoprodotto? Un sottoprodotto è una qualsiasi sostanza che soddisfa tutte le seguenti condizioni, ossia è originato da un processo produttivo la cui finalità non è produrre quel bene, ma è appunto un sottoprodotto di lavorazione. Quindi lo scopo primario non è la produzione di tale sostanza o di questo oggetto. È certo che questa sostanza avrà un utilizzo, sempre legato al concetto di rifiuto. Se viene meno l'utilizzo o il mercato di questo prodotto, vuol dire che diventa un rifiuto. La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza ulteriori trattamenti, e l'utilizzo è un utilizzo legale che non comporta ulteriori impatti sulla natura e sull'ambiente. Faccio adesso l'esempio di quello che vuol dire andare a valorizzare dei sottoprodotti, in particolare degli scarti agro-industriali nell'ambito energetico. Prima di fare questo vi devo fare purtroppo un'altra piccola puntualizzazione su cosa vuol dire biomassa e su cosa vuol dire rifiuto. Un concetto molto complicato che è stato parzialmente chiarito con il decreto legislativo 28 del 2011, dove però dice che per biomassa si intende la frazione biodegradabile sia di rifiuti che di prodotti. Ecco qua che uno entra un attimo in contraddizione. Quindi vuol dire che anche un rifiuto può essere una biomassa. Quindi la frazione biodegradabile di rifiuti, di prodotti o di residui di origine biologica proveniente dall'agricoltura, che è quella che andremo ad analizzare adesso, e da altri comparti produttivi. Se noi volessimo utilizzare questa biomassa per produzione di energia, che è il caso che voglio andare a raccontare, dobbiamo tenere presente in fase sia dell'utilizzazione all'impianto, quindi la costruzione e all'esercizio dell'impianto, sia per quanto riguarda tutto il settore degli incentivi legato alla realizzazione di questo impianto, ma anche legati ai limiti di emissioni in atmosfera e quant'altro, di due possibili casistiche. Uno, che si può applicare la disciplina di fonti rinnovabili solo quando quella biomassa è una biomassa combustibile e c'è dal punto di vista normativo un elenco preciso. Quindi, tornando al concetto di biomassa, non è vero che tutti i rifiuti possono andare, anzi nessun rifiuto attiene alla disciplina delle fonti rinnovabili, perché non rientra all'interno di quella definizione, non è una biomassa combustibile. Viceversa, fa parte della disciplina, appartiene alla disciplina dei rifiuti, e pertanto fare un impianto che utilizza biomassa, ma è un rifiuto, vuol dire fare un inceneritore, e segue tutt'altra normativa. Quindi cosa possiamo portare come
biomassa come sottoprodotto a produzione energetica o coltivazioni dedicate. Adesso farò un esempio, possono essere ad esempio le short rotation forest, quelle che sono coltivazioni dedicate di legna per la produzione industriale, o per la combustione e la produzione di energia, oppure coltivazioni di mais o prodotti similari per la produzione di energia elettrica in impianti a biogas. Tutto ciò, i prodotti che derivano dagli interventi di selvicoltura, quindi nelle foreste, o lavorazione meccanica del legno vergine, quindi legno vergine vuol dire non trattato chimicamente, o la raccolta esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, stanze di soleata, o in generale sottoprodotti, dove vi ricordo qualunque sottoprodotto deve rispettare i principi normativi, i quattro punti normativi detti in precedenza. Un caso, una possibilità concreta per il territorio, è un territorio a vocazione prevalentemente agricola, è una valorizzazione di sottoprodotti sotto forma vista come biomassa attiene due principali possibilità: o portarle a una combustione per produzione di energia termica, o una combustione per produzione di energia elettrica, o impianti di digestione a biogas. Tutte queste tipologie di sottoprodotti, e in particolare vi faccio riferimento a un elenco preciso che è riportato all'interno di questo decreto, il decreto del 6 luglio del 2012, ha un extra incentivo rispetto all'utilizzazione di biomassa, nonché rifiuti, o di altre colture dedicate, quindi biomasse che vengono piantumate ad hoc, rispetto appunto all'utilizzo di questi sottoprodotti. Il nostro, questo territorio è un territorio ricco di oliveti, vigneti, l'agricoltura insomma rappresenta sicuramente come percentuale di produzione è il settore più elevato, quindi andare a valorizzare tutti quelli che sono questi sottoprodotti da lavorazione che attualmente vengono bruciati in campo nella maggior parte dei casi potrebbe essere un plus. Tanto più che mentre prima la normativa in precedenza le metteva allo stesso livello di quelli che sono le altre tipologie di biomasse, adesso c'è un incentivo che risulta quasi doppio per la realizzazione di piccoli impianti e in particolare di piccoli impianti alimentati da questi sottoprodotti. Qui vi ho riportato una casistica generale appunto di quello che si può andare a recuperare. Queste sono vinacce, i reflui zootecnici, buccette di pomodoro, scarti di macellazione, scarto agroalimentare dalla ristorazione, questo per produrre energia all'interno di impianti a biogas, potature di oliveti, potature di vigneti, stoppie di mais o anche paglie opportunamente trattate all'interno di impianti di combustione che possono essere o quelli domestici o anche centrali vere e proprie. Punto. Mi fermo qua, finisce qui il mio intervento e la mia presentazione. Quello che mi sento di dire, e ve lo metto proprio così, è prospettive per il futuro, magari qualcuno di voi mi vuol fare questa domanda, non ve la dico, vi consiglio di andare a visitare questo sito internet. Prospettive per l'Italia potrebbero essere, ho esagerato ovviamente, essere come negli anni 70 in Danimarca, dove è stato realizzato una cosiddetta sistema di simbiosi industriale, una rete di imprese hanno realizzato un distretto energetico dove questa rete di imprese scambiano prodotti ed energia all'interno di questo distretto, ed è un distretto nato negli anni 70 in Danimarca senza alcun vincolo normativo a impatto zero, dove questo scambio di energia, perché magari c'è qualcuno che produceva energia in più e la vendeva agli altri, che sia energia termica o energia elettrica, o sottoprodotti o rifiuti che venivano valorizzati all'interno di questo distretto, ha fatto sì che il distretto di Kalundborg è diventato l'esempio emblematico insomma nel settore. Ve lo lascio qui perché non abbiamo parlato di reti, di imprese o di simbiosi industriali, preferito partire più su quelli che sono a mio avviso le mancanze nella gestione di un'azienda oggigiorno. La lettura è interessante, è in inglese, quindi vi dovete impegnare un attimino. Niente, finisce tutto qua, io vi ringrazio. Se volete, avete qualche domanda da fare, fatemela pure. Vi faccio presente, avevo dimenticato che in Italia l'Enea nel 2011 ha attivato un progetto similare per la valutazione di un sistema di simbiosi industriale in Sicilia.
e il progetto è Symbiosis, appunto. Lì c'è il riferimento internet, potete vedere, c'è diverse documentazioni e presentano casi nel settore del riciclaggio del prodotti elettronici e qualcosa nell'ambito dell'ecoturismo o turismo sostenibile, non ricordo precisamente. Fine. Ditemi pure. Ho visto l'argomento è interessante proprio perché stiamo trattando argomenti, diciamo così, di estrema attualità, no? Sia dal punto di vista della corretta gestione, come dovrebbe essere, ma poi dobbiamo fare anche il confronto con quella che è la gestione attuale e dei controlli che dovrebbero esserci e non ci sono. Adesso avete fatto un accenno sulle biomasse, no? Sì. Se ne sta parlando tanto, le biomasse, di tutto e di più, gli incentivi, eccetera, eccetera. Proprio in funzione della famosa green economy, che io non sono contrario a prescindere, perché vorrei che fosse una green economy, diciamo così, fatta con dei criteri, fatta con criteri di sostenibilità in funzione del bene comune. Questo è la... Se poi questa green economy viene utilizzata, e come nel caso delle biomasse, come sta avvenendo e come è successo anche per le questioni che hanno riguardato le fonti rinnovabili, quindi eolico e fotovoltaico, fatte in questa maniera, allora c'è qualcosa che non quadra. Allora, quali sono le spinte politiche sicuramente, ma anche di business, no? Che si innesca intorno a questi meccanismi? Perché se no rischiamo di far passare dei concetti o delle informazioni che sono infondate, perché poi alla fine non sono interventi in funzione della sostenibilità, del risparmio energetico, no? Proprio nel senso vero, però sono interventi come quelli che abbiamo visto che sono interventi di parte, cioè dove l'interesse è spostato più verso una zona, diciamo così, rispetto all'altra, anche con il ciclo dei rifiuti, l'introduzione del CSS, cioè voglio dire il combustibile solido secondario è proprio nella direzione opposta a quello lì che stiamo dicendo. Quindi occorre approfondire molto, molto su questa materia, proprio perché tutti quanti dobbiamo essere consapevoli che se dobbiamo parlare di un qualcosa, se dobbiamo discutere intorno anche con i tecnici, con gli ingegneri, che comunque hanno parecchia dimestichezza, ma poi il messaggio deve venire a noi cittadini, no? Però deve venire nel senso etico, morale, no? Anche dal punto di vista, diciamo così, legale, no? Cioè, anche dall'aspetto di legalità non deve essere sottovalutato, perché se noi andiamo a fare, per esempio sulle biomasse, cosa sta avvenendo in termini di legalità? Un manicomio. Se andiamo a vedere sulle energie rinnovabili, che cosa sta avvenendo in termini di legalità? Un altro manicomio. Se andiamo a vedere, no, il ciclo dei rifiuti, che cosa sta avvenendo, no, rispetto a un altro manicomio. Cioè, o siamo capaci di discutere seriamente su questi argomenti, altrimenti sono informazioni che rimangono così e poi, diciamo, alla fine ci passano sopra perché è politicamente corretto, perché è politicamente igienico, perché il mondo sta andando in quella direzione piuttosto che un'altra, però poi alla fine gli interessi non sono comuni ma sono solamente di parte, perché il ciclo dei rifiuti nasconde ovviamente proprio nella filiera del decreto legislativo e negli occhi di tutti, cioè che non è completo, cioè nasconde il riciclaggio del denaro sporco della criminalità organizzata, dove ha fatto affari con quel decreto legislativo. Cioè, se non abbiamo, diciamo così, il senso della misura di quello lì che stiamo discutendo. No, rispondo così all'osservazione. Non mi sento figlio di questo sistema e l'impostazione che ho voluto dare a sistema, nel senso di modo di vedere, l'impostazione che ho voluto dare alla presentazione è un'impostazione che non tiene presente appunto di quelli che possono essere tutti gli escamotage di cui che noi siamo bravi a trovare. L'ho fatta proprio in questo modo perché quello che voglio farvi passare, immagino siamo tutte persone per bene, è il messaggio pulito di cosa vuol dire fare green,
che poi noi italiani siamo bravi a trovare gli escamotage, questo è un altro problema di sistema che esula comunque da ciò che è la materia, ciò che è la filosofia che c'è dietro, la correttezza, la possibilità, se non vogliamo parlare anche di filosofia o di correttezza, di business che c'è dietro, sotto certi punti d'aspetto. Non ho voluto parlare volontariamente di normativa perché, con qualche piccola precisazione, comunque di escamotage più che altro, perché è il messaggio sbagliato. Anche parlare, semplicemente far presente che c'è una scappatoia al sistema, vuol dire mettere la pulce nell'orecchio, cioè è una conversazione. Quello che è successo con le rinnovabili è un sistema. Cioè, proprio dal senso della misura di quello di. Assolutamente sì. Con l'eolico che tuttora stiamo vedendo, cioè che cosa c'hanno di sostenibile, che cosa c'hanno in funzione del risparmio energetico? Tutto. Se non ci facciamo quella domanda. Hanno tutto quanto di sostenibile, il problema è come sono stati fatti. Non è il. Quindi quello che per me è importante farvi capire è che il messaggio, il pannello fotovoltaico, la paleolica, le biomasse, i rifiuti, la gestione corretta dei rifiuti, di per sé, così come presentati, così come nel resto del mondo viene affrontato il problema, è una visione, a mio avviso, corretta, pulita, ecosostenibile e che garantisce la tutela di tutte le persone. Così come magari viene affrontata qui in Italia, alcune volte lascia un po' a desiderare, ma di per sé il concetto di pannello fotovoltaico, di paleolica, non c'è nulla dietro. Poi che in fase di autorizzazione sia stato un mercato eccessivamente drogato dagli incentivi, per cui ci sono state speculazioni, i controlli della politica, dal punto di vista tecnico, diciamo, perché qui è una mancanza tecnica. Sono entrato nel settore dell'energia da quando è partito, sono stato uno dei primi a occuparmi anche di autorizzazioni, ha trovato ovviamente tutte le amministrazioni impreparate nell'affrontare il problema. Assolutamente, ripeto, tengo a sottolineare, non c'entra niente con quello che vuol dire sostenibilità o con quello che vuol dire fare questa tipologia di attività. Se c'è qualcuno che gli piace andare a trovare l'escamotage, a girare l'ostacolo, quella è un'altra questione che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando. Però il caso delle fonti rinnovabili è un caso in cui è un sistema, il sistema Stato ha sbagliato nella strutturazione dell'intera politica. Non ha due, sono io che lavoro all'interno del settore da 7 anni. I problemi sono di 3 tipi. Uno, non hanno fatto una politica industriale all'interno dello Stato italiano, quindi tutte le imprese sono imprese che importano prodotti esteri. Seconda politica, che c'è stata un'elevatissima formazione con il fatto di fonti rinnovabili, necessità di potenziare queste fonti rinnovabili, e tantissime persone sono state formate all'interno di questo settore. È un settore che è stato drogato in fase inizialmente, c'è stato un enorme boom, quindi anche a livello occupazionale c'è un personale altamente qualificato su tutto il territorio nazionale che attualmente, con la drastica chiusura del mercato, blocco degli incentivi, ha comportato anche un collasso di quello che è il sistema, tutte le persone insomma, che ci lavoravano dietro. Secondo problema. Il problema di fondo è che è stato fatto male dall'inizio, un sistema eccessivamente drogato, dove sono stati dati degli incentivi così elevati, ma probabilmente con una filosofia anche buona, nel senso, hanno detto, è una tecnologia che ha un elevato costo in fase iniziale, diamo molti incentivi perché così il prezzo si abbassa. Non hanno purtroppo pensato dal punto di vista tecnico che questo, che persone già preparate dall'estero potevano venire in Italia, fare delle grandi speculazioni perché c'erano enormi possibilità di business e tappezzare il territorio di questi impianti. Perché in fase iniziale, siccome non ce n'erano di impianti fotovoltaici o di pannelli, nessuno si immaginava che in Puglia nel 2005, quando ho fatto il primo un master specifico nel settore, si diceva in Puglia hanno presentato autorizzazione unica per impianti enormi, ma è impossibile, il fotovoltaico non è una tecnologia che va a terra, è una tecnologia che si usa da mettere sulle coperture, non immaginando che nel giro di 2 anni tutte quelle autorizzazioni presentate in Puglia sarebbero passate e che la Puglia è il maggiore produttore di energia solare, ma non per impianti fotovoltaici su tetti, ma per impianti a terra. È stato un errore quindi di definizione di quella che è la politica, dove giustamente multinazionali che vengono dall'estero, esperte nel settore, hanno visto c'è un incentivo dell'euro kilowattora così elevato, vado a fare business. Quindi, diciamo, quello che non è loro, non sono questi i soggetti che noi dobbiamo guardare come soggetti portatori di energia verde, energia pulita o sostenibilità o efficienza, è più che altro chi di noi si è messo il pannellino sopra casa
riesce ad abbattere i propri consumi. Chi di noi si è isolato la casa e non usa più gas per fare questo? Chi di noi abita in campagna e si è fatto un impianto di fitodepurazione per il trattamento delle acque anziché buttarlo nelle fosse o quant'altro? E questo è quello che dobbiamo vedere, perché se puntiamo sempre l'accento su qui in Italia giriamo l'ostacolo, si parla sempre di quello ma non si parla mai di questo, ed è questo il motivo per cui... Se l'energia rinnovabile è stata venduta come la Green Economy, come questo e quell'altro che ha affascinato tantissimi sulla cosa, anche la politica, no? Ci ha marciato con queste cose. E poi quando andiamo a vedere con tutta l'energia rinnovabile prodotta, no? Prodotta, energia, tra virgolette, prodotta in Puglia, e quando andiamo a vedere i dati del GSE, del gestore del servizio elettrico, questo non ha comportato una sola riduzione di un chilogrammo di carbone per la città dell'energia Lano, quindi stiamo parlando di sostenibilità zero, stiamo parlando. Allora, sono un'altra questione. E con l'attenzione che dobbiamo riservare quando trattiamo questa cosa, questa non... Sì, questo è vero. A carattere generale, questo è vero. A carattere generale. Ok, grazie a entrambi. Devo, è bello l'argomento, interessante, solo che poi dobbiamo andare avanti con gli altri relatori, quindi sì, comunque è un'azione culturale quella che dobbiamo compiere, no? Fondamentalmente, ed è molto difficile fare un'azione culturale perché è lenta nel tempo, quindi è impercettibile, però diciamo è lenta ma inesorabile, quindi noi andiamo avanti in questa direzione. Lega Ambiente insieme agli altri, Mino 40 nello specifico, Cosimo 40 il presidente della commissione Ambiente e Salute della città di Mesagne, quindi diciamo è competente, conosce bene la materia e il settore. Quindi io adesso, grazie all'ingegner Ferruccio che ci ha dato questa bella introduzione, adesso diciamo vediamo un po' di focalizzare l'attenzione su quelle che possono essere le opportunità finanziarie, no? Che possono nascere, quindi con i protagonisti locali, e dopo vediamo delle applicazioni vere, un po' di economia vera, quella che produce lavoro e magari, chi lo sa, da esportare, da importare possibilmente. Grazie, a te la parola, Cristiano. Allora sì, sicuramente mi conoscete, ci siamo già visti nelle puntate precedenti. Riassumo, il GAL è un ente che si sta occupando da qualche anno di promuovere determinati bandi e finanziamenti che derivano dalla Comunità Europea, e in questo argomento entro a pie pari proprio perché non è ancora stato emanato il finanziamento, però... Prego. Però c'è anche in previsione, entro quest'anno assolutamente dovrà partire il finanziamento per le biomasse e per il fotovoltaico, anche per il GAL. Ovviamente io purtroppo mi sono dovuto assentare per altri problemi lavorativi, ma ho capito il senso della discussione, e sicuramente l'enorme estensione e la modalità di implementazione sul nostro suolo che è errata. Sicuramente quello che l'ingegner Ferruccio voleva dire è la finalità primaria del fotovoltaico era sicuramente onorevole e sicuramente meritevole dell'attenzione anche da parte di un ente governativo come lo Stato italiano, di accelerare anche determinati processi burocratici, perché molto spesso quando si dice che la tecnologia in Italia arriva sempre in ritardo, forse in questo caso è arrivato fin troppo presto e non ha dato il tempo alle persone di mettersi al passo con la tematica, che ancora adesso risulta troppo verde, se vogliamo utilizzare una metafora attinente. Comunque dicevo, il GAL attuerà e svilupperà, pubblicherà questi bandi, però per le aziende agricole e soprattutto dimensione di investimenti così ridotti che non si potrà neanche lontanamente paragonare allo scempio che vediamo tutti i giorni sui nostri terreni. Ma come sapete il GSE per le imprese agricole noi come GAL daremo l'opportunità di diversificare in qualche modo il reddito dell'impresa, come abbiamo fatto cercando di investire su agriturismi, masserie didattiche e fattorie sociali. L'installazione di pannelli fotovoltaici o di piccoli impianti a biomassa, da bando al momento si parla di 0,60, di, insomma 600 kW, però sono anche
secondo me un po' grandi per la dimensione delle nostre aziende agricole, tant'è che stiamo lottando con la regione per far diminuire il tetto massimo anzi stiamo cercando di avviare con un'associazione che prima era presente, ma mi auguro di poter riprendere a brevissimo con Agriculture un discorso sulla tecnologia biomassa da pirolisi, che è una tecnologia innovativa, come dicevo la prima volta, che non ha assolutamente combustione nel suo processo di riutilizzo del materiale di scarto dell'agricoltura. Questo per la biomassa, mentre per il fotovoltaico, sempre bandi che sicuramente permetteranno di sfruttare il contributo del GSE all'imprenditore agricolo, anzi si andranno a completare quel piccolo investimento che si chiede all'azienda agricola per metterlo su, e quindi pari al 20% che ciascuno di noi dovrebbe poi sostenere di rischio privato, in sostanza come se fosse un acquisto di un'attrezzatura propria, no? Quindi un abbattimento di costi, quelli delle utenze elettriche. Cercheremo di fare in modo anche che questi pannelli fotovoltaici sicuramente verranno integrati su capannoni, e non a questo è un dato scontato, cioè per noi è scontato, ma d'altronde non potremmo fare diversamente, anche perché ogni giorno lottiamo per la sopravvivenza di questo territorio e anche per far sì che si riscopra una certa vocazione che al momento si è un po' persa fra il silicio, si è un po' persa fra il carbone e altre cose che purtroppo in questo territorio hanno fatto da padrone un po' da qualche anno a questa parte. Sicuramente dobbiamo puntare su, sentirete anche questo molto inflazionato, su questo turismo rurale che va a riscoprire le tipicità che in qualche modo si stanno piano piano riscoprendo, perché ormai è diventato una necessità tornare indietro. Ieri leggevo un titolo, molto spesso Libero, il sito internet, da titoloni, ha dei titolisti incredibili, però quello mi ha colpito ieri: crisi, due punti, una zappa ci salverà. E probabilmente non è da sottovalutare questo titolo, perché stiamo facendo a tutti gli effetti un passo indietro, però consapevoli che dove eravamo arrivati non era una soluzione per tutti, ma solo per pochi. Quindi io mi auguro che con questi passi indietro che stiamo facendo, anche questa green economy trovi una declinazione vera e concreta sul nostro territorio. Io rimando a eventuali informazioni sui bandi, perché ci sono dei bandi sugli artigianati, sugli affittacamere, su diverse altre attività, tipologie di imprese per il nostro territorio. Se avete necessità o bisogno, io sono qui, o comunque ci troviamo in via Albricci numero 3, qui a due passi. La parola al dottor Poliseno e buon ascolto. No, questo è microfonato, sì. Prego, posso utilizzare questo? Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Guido Poliseno, lavoro nella direzione della sostenibilità di FATER. Ringrazio per l'invito a venire a presentare un po' la nostra realtà e quello che abbiamo fatto nell'ambito della Green Economy. Il mio intervento chiude un po' questo ciclo di seminari, quindi ritengo, non ho potuto ascoltare gli interventi precedenti, però ritengo che sia anche giusto sapere come un'azienda, una grande azienda che opera nel largo consumo, interpreta e in maniera fattiva mette in campo i temi della green economy. FATER è un nome che solitamente non dice nulla ai non addetti ai lavori, perché non è famoso il nome della nostra azienda, sono magari più famosi i prodotti che produciamo in Italia e che commercializziamo. I nostri prodotti sono i pannolini Pampers, assorbenti femminili Lines e Tampax, prodotti per l'incontinenza marchiolini Dore Dignity. Da pochissimo, qualche mese, abbiamo acquisito anche il brand Ace, quindi anche gli stabilimenti produttivi di Ace Candeggina, e poi ci occupiamo anche della distribuzione dei fazzoletti tempo e prodotti per igiene intima e Infasil. FATER nasce nel 1956 da Francesco Angelini, del gruppo Angelini Farmaceutica,
E nel 92 è diventata una joint venture paritetica tra il gruppo Procter & Gamble e appunto il gruppo farmaceutico Angelini. Tutto quanto quello che facciamo avviene nella città di Pescara, sia gli uffici che lo stabilimento produttivo hanno sede in Pescara, siamo un po' più di 900 dipendenti, abbiamo un fatturato che raggiunge quasi 1 miliardo di euro grazie anche all'acquisizione del brand Ace, che ci ha dato una mano in quest'ultimo anno. E un dato che ci piace parecchio comunicare è che ben il 13% del nostro fatturato annuo mediamente viene investito in ricerca e sviluppo. E recentemente appunto questi investimenti di ricerca e sviluppo e di innovazione sono arrivati anche in Puglia grazie appunto al nostro partner Cetma, qui Alessandro è qui presente oggi. Circa una decina di anni fa l'attuale direttore generale di FATA ha detto: l'azienda deve investire in maniera fattiva nella sostenibilità, nella green economy. Perché? Fater non è, come Lega Ambiente, un'associazione ambientalista, non siamo un no profit, siamo una grande azienda, dobbiamo rispondere a delle esigenze di profitto, come giusto che sia, però quello che diciamo, ha intuito il nostro direttore generale, magari prima di altre grandi imprese che operano nel largo consumo, è che investire nella sostenibilità non per forza va in una via opposta rispetto appunto ai requisiti e alle aspettative dei soci della nostra azienda. Questo fondamentalmente per tre motivi. È un vantaggio competitivo perché appunto dal punto di vista energetico, dal punto di vista delle spese relative ai trasporti, quindi mi riferisco alle spese della logistica, ciò che riesco a risparmiare è un bene sia per l'azienda ma è un bene anche per l'ambiente. Se Fater produce fondamentalmente pannolini da quasi 60 anni e se vuole rimanere sul mercato per altrettanti anni, deve per forza di cosa tenere sotto controllo questi costi fissi che sono appunto i consumi energetici. Ma il vero target, il vero obiettivo di Fater è un obiettivo diciamo, un po' più strategico, ovvero quello che ci siamo prefissati e che poi, come vi illustrerò con i progetti che abbiamo messo in atto, effettivamente stiamo raggiungendo, è di poter offrire sul mercato il prodotto che sia dal punto di vista delle performance tecniche il prodotto migliore sul mercato, ma allo stesso tempo sia il prodotto ambientalmente preferibile. Perché ad oggi, spesso e volentieri, magari una mamma, una consumatrice, si trova a dover effettuare una scelta tra il prodotto economicamente vantaggioso che non sempre magari va di pari passo col prodotto migliore e non sempre va di pari passo col prodotto ambientalmente preferibile. Quindi quello che ci siamo prefissati è di offrire sul mercato un prodotto che avesse tutte e tre queste caratteristiche. E ovviamente poi adottare i migliori standard per poter misurare in maniera corretta, sia dal punto di vista scientifico sia responsabile, le performance ambientali di quello che offriamo ai nostri consumatori. Perché? Perché se non fosse così sarebbe quella classica attività di greenwashing che certamente per una grande impresa ti può dare dei benefici nell'immediato, ma poi come un boomerang ti torna contro e quindi si costretto a pagarne spese dolorose. Io non so cosa vi interessa di più, poi fatemi domande, interrompetemi quando volete, così possiamo anche aggiustare meglio il target se vi annoio. Come ci siamo strutturati? Fondamentalmente siamo strutturati in quattro, per quanto riguarda la sostenibilità, in quattro pilastri. Velocemente, quello ambientale. In questo pilastro rientrano tutti i progetti che fanno bene all'economia dell'azienda ma fanno bene anche all'ambiente, quindi saving energetico, sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, green logistic, responsabilità sociale, perché Fater comunque diciamo, è un attore attivo nel territorio in cui opera. Siamo circa 1000 dipendenti, una città come Pescara che fa 100.000 abitanti, circa il 3% delle persone che sono a Pescara vivono grazie alla Fater, non sto parlando dell'indotto. Per questo ha la responsabilità anche di fare del bene nella città in cui opera, poi vedremo qualche progetto che rientra appunto in questo pilastro.
Ovviamente il pilastro sociale contempla anche tutte le azioni che facciamo per consentire ai nostri lavoratori di lavorare in estrema sicurezza. Dal punto di vista culturale, sono appunto quello di creare cultura proprio all'interno di Fater, perché siamo convinti che creando cultura tra tutti i dipendenti di Fater poi si riesce a dare un messaggio all'esterno delle reali attività che facciamo e dell'attenzione che poniamo all'ambiente. E poi quello più strategico, il pilastro dell'innovazione, dove appunto sono tutti quei progetti che hanno come obiettivo centrale quello di migliorare le performance ambientali dei nostri prodotti. E che appunto, essendo il nostro core business, è quello su cui siamo principalmente interessati. Vi dicevo prima, nella seconda slide, adottare migliori standard scientificamente corretti per poter valutare le performance ambientali di un prodotto. Quello che è internazionalmente riconosciuto come il metodo migliore, più completo e scientificamente coerente per misurare le performance ambientali di un prodotto è quello dell'analisi del ciclo di vita. Molto spesso si sente aziende che promuovono i loro prodotti come ambientalmente sostenibili perché sono riutilizzabili, biodegradabili, però questo non ci dà un'informazione reale se quel prodotto è un plus per l'ambiente o no. Questo ci dà un'informazione su una caratteristica di quel prodotto. Non è detto che quella caratteristica corrisponda effettivamente a una miglior performance ambientale del prodotto. In questa slide sono riportate quelle che è fondamentalmente il ciclo di vita dei nostri prodotti, quindi dal design, dalla progettazione, dall'ideazione dei nostri prodotti, passando all'utilizzo di materie prime, produzione, packaging e trasporto, fino alla morte del prodotto, quindi tutto un percorso, il classico percorso è dalla culla alla tomba. Proprio per operare secondo il ciclo di vita dei nostri prodotti, quindi per poter porre attenzione su tutti quelli che sono gli elementi fondamentali per poter migliorare le nostre performance ambientali, ovviamente c'è stata tutta una fase di studio dove abbiamo ritrovato i riferimenti scientifici che ci hanno poi guidato nella progettazione della strategia per la sostenibilità. Questo grafico è fondamentalmente riporta i risultati principali dell'unico studio a livello mondiale che è stato visto, uno studio peer reviewed, quindi elaborato e rivisto in maniera critica da esperti esterni al processo di elaborazione del rapporto, in cui fondamentalmente hanno effettuato un'analisi del ciclo di vita dei prodotti assorbenti monouso, quindi pannolini monouso, e concentrandoci sull'indicatore di emissioni di gas a effetto serra, quindi la CO2, quello che i rifiuti, magari ora lo tralasciamo, lo riprendiamo più tardi, perché così ho l'opportunità di presentarvi un progetto innovativo che Fater sta portando avanti. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, le informazioni che ci dà questo studio ci dice che la fetta più grossa della torta, il 75% delle emissioni dei nostri prodotti, avviene prima ancora che le materie prime arrivino ai nostri cancelli del nostro stabilimento, cioè proprio nella fase di estrazione delle materie prime. Questa è un'ottima informazione per noi, perché fondamentalmente ci fa capire che grazie appunto a una progettazione responsabile dei nostri prodotti, una progettazione attenta alla sostenibilità ambientale, ci consente proprio di intervenire su quella che è la fetta più grossa, su questo 75%. Poi, diciamo, una minima parte di emissioni di CO2 avviene nel nostro stabilimento produttivo e un 18% in quello che è il fine vita del prodotto, che contempla sia il trasporto dei nostri prodotti a tutti i punti vendita, sia la fase di utilizzo di questo, sia lo smaltimento una volta che è stato utilizzato. Quindi, andando per gradi, ovviamente una progettazione che innanzitutto ascolta i nostri consumatori, le necessità dei nostri consumatori per garantire comunque un prodotto tecnicamente performante, ma un prodotto appunto, come dicevamo prima, in grado di tagliare proprio quella che è la fetta più grossa delle emissioni sul ciclo di vita. Negli ultimi 20 anni Pampers ha ridotto del 45% il peso dei propri pannolini, sui pannoloni per l'incontinenza abbiamo ridotto un po' meno negli ultimi 7 anni, circa il 20%, ma questo fondamentalmente si spiega col fatto che questi sono prodotti che si vendono
attraverso bandi di gara pubblici, attraverso appunto le bandi di gara con la pubblica amministrazione, le varie ASL, ospedali, case di riposo, e che alcune case di riposo continuano a comprare convinte che sì, i prodotti assorbenti devono essere comprati a peso, cioè un prodotto più pesante è il prodotto che assorbe di più e quindi è più performante. E per questo impongono ai capitolati dei parametri tecnici che non ci consentono di andare troppo oltre sulla sgrammatura dei materiali che utilizziamo. Ovviamente non basta dare un pannolino taglia piccola a chi necessitava il pannolino taglia grande, ma è stata fatta negli ultimi vent'anni un'attenta revisione dei nostri prodotti che fondamentalmente ha comportato sempre più una riduzione della cellulosa in essa contenuti, con un utilizzo più attento e ottimizzato di un materiale superassorbente che è un polimero che si trova in tutti i pannolini fondamentalmente e che consente quindi di risparmiare risparmiare importanti quantità di materiale. Passando alle materie prime, i nostri prodotti, un po' ovviamente, me la canto me la solo in questa occasione, però sono appunto dati che vengono dal mercato, siamo mediamente un 20%, i nostri prodotti sono mediamente un 20% rispetto ai prodotti dei nostri principali competitor. Per quanto riguarda quello che avviene nel nostro stabilimento produttivo, vi parlavo appunto della necessità di controllare i costi fissi che sono dettati appunto dalle utilities energetiche. Nell'ultimo triennio Fater è riuscita a effettuare quello che tecnicamente si chiama decoupling, cioè a fronte di volumi crescenti di prodotti realizzati nello stabilimento produttivo abbiamo ridotto gradualmente i consumi di energia elettrica per unità di prodotto meno del 5%, gas metano del 6% e la produzione di rifiuti del 22%. Un dato che ci fa molto piacere comunicare è che neanche un grammo delle circa 15.000 tonnellate di rifiuti che vengono prodotti nel nostro stabilimento va in discarica, ma tutto quanto viene avviato al riciclo. Parliamo di una cittadina delle dimensioni di Mesagne. 13.000 tonnellate sono più o meno i rifiuti che si producono in una cittadina di 20.000 abitanti. Un progetto interessante che abbiamo realizzato un paio di anni fa, con circa 170 tonnellate di scarti del nostro stabilimento produttivo, abbiamo realizzato degli arredi urbani che vanno appunto ad arredare un sistema di piste ciclabili che abbiamo cofinanziato nella città di Pescara. O meglio, abbiamo cofinanziato il raccordo, ci siamo resi conto che a Pescara c'era un sistema di piste ciclabili, ma che non si parlavano tra loro, cioè tu facevi 300 metri in bicicletta su una pista ciclabile e poi sboccavi in una strada a elevata percorrenza. Quindi quello che abbiamo fatto è stato finanziare il raccordo in modo tale che tutti i vari segmenti delle piste ciclabili si potessero parlare tra di loro. E in questi punti che abbiamo realizzato con la provincia di Pescara abbiamo arredato con questi oggetti, con queste panchine Pampers fondamentalmente. Come abbiamo ridotto i consumi di energia all'interno del nostro stabilimento? Attraverso un utilizzo delle tecnologie migliori sia per quanto riguarda l'illuminazione, illuminazione LED in tutto il nostro stabilimento, usato lì dove è possibile per noi, per esempio negli spogliatoi, pannelli solari termici, chiller inverter in modo tale da avere un uso responsabile dei motori che utilizziamo all'interno del nostro stabilimento. E questo ci consente di risparmiare rispetto a 5 anni fa circa 7.000 tonnellate di CO2 ogni anno. Tutti questi interventi che abbiamo messo in atto. L'obiettivo che ci eravamo dati nel 2010 era quello di rendere il nostro stabilimento completamente scollegato dalla rete elettrica e quindi rendere la nostra attività produttiva 100% a fonti rinnovabili. Lo scorso aprile siamo entrati in funzione con un impianto di cogenerazione appunto a biomassa, in questo caso però biomassa liquida, e quindi fondamentalmente tutto quello che esce dal nostro stabilimento è stato prodotto da energia 100% rinnovabile.
Ovviamente la, diciamo, la sgrammatura, la riduzione del peso dei prodotti ha effetti positivi poi su tutta la catena, su tutto il ciclo di vita dei nostri prodotti, perché ovviamente il packaging, essendo il prodotto più leggero e meno ingombrante, ci consente anche di utilizzare meno plastica per la produzione dei nostri packaging, tant'è che negli ultimi 20 anni abbiamo ridotto del 68% il peso delle buste dei nostri prodotti. Va da sé che molti benefici si sono avuti anche nella fase della logistica. Negli ultimi 5 anni abbiamo risparmiato circa 6.580 camion, questi, se li mettete uno dietro l'altro, compongono una linea di circa 90 km, come da qui a Bari più o meno. E questo anche grazie a sistemi di caricamento di camion più efficienti, ma soprattutto grazie al fatto che abbiamo prodotti che sono sempre più piccoli e meno ingombranti. Ci siamo dotati di un piano spostamenti casa-lavoro, abbiamo fatto un'indagine interna dell'azienda e ci siamo resi conto che circa il 50% delle persone vivevano a 10 km dallo stabilimento o dagli uffici. Allora, quello che abbiamo fatto, abbiamo fondamentalmente previsto un contributo del 70% per ogni dipendente per acquistare una bicicletta pedalata assistita. Il restante 30% ciascun dipendente lo poteva restituire in 14 rate direttamente prelevate dalla busta paga, che corrispondeva esattamente a quello che quel dipendente, o mediamente quel dipendente, spendeva ogni mese per benzina fondamentalmente. Ed è stato un programma che ha avuto notevole successo. Ad oggi, dopo 3 anni che l'abbiamo avviato, abbiamo distribuito 258 biciclette, quindi quasi il 25% della nostra popolazione aziendale. Ma diciamo, le richieste erano ulteriori, perché effettivamente queste, non so se avete provato queste biciclette pedalata assistita, funzionano parecchio bene. Provata, ce l'hai. No, una domanda nasce spontanea, sì. Ma le biciclette poi le vedevate in fabbrica o erano per i parenti? No, arrivano veramente in fabbrica, ci siamo dotati anche di... E poi l'effetto è difficile averlo, perché magari il contributo viene sfruttato, ma poi l'effetto vero per cui viene emanato questa agevolazione magari è difficile averlo, per esatto. I limiti che sappiamo. Però ecco, sarebbe bello sapere se poi effettivamente i dipendenti sfruttavano questa agevolazione utilizzando la bicicletta. Allora, ad essere sinceri, durante il periodo invernale cala un po', anche perché d'inverno a Pescara non fa caldo come a Mesagna, insomma. Pescara è a 2 passi dall'Appennino e fa freddo. D'estate però effettivamente vengono utilizzate molto di più. Ci siamo dotati di alcune colonnine per la ricarica internamente, quindi se il dipendente viene in ufficio, allo stabilimento, alla colonnina dove si può attaccare comodamente con la bicicletta, ed è collegato un software che calcola appunto i kilowattora che ogni utente preleva dalla colonnina. In questo modo riusciamo anche a monitorare l'effettivo utilizzo di questo strumento per venire al lavoro. Poi ovviamente tutti i dipendenti, trovandosi bene, vogliono la bicicletta per la moglie, per la figlia, per poi poter condividere. Però effettivamente ogni anno mettiamo a disposizione adesso, perché comunque il budget che abbiamo non è illimitato, circa 50 biciclette, e i primi che si iscrivono e che non hanno usufruito di questo benefit antecedentemente possono ottenere a prezzi vantaggiosi biciclette a pedalata assistita. Ci siamo dotati anche di 4 auto elettriche, questa è la Smart, una 500, abbiamo anche la Smart per gli spostamenti ufficio-stabilimento, quindi se io ho la necessità di andare in stabilimento, io lavoro negli uffici, se ho la necessità di andare in stabilimento posso prendere l'auto elettrica a disposizione per i dipendenti. Quella che è la nostra sfida per il futuro in questo settore, diciamo, della mobilità sostenibile, è quella di ridurre del 20% i chilometri di camion per unità di prodotto. Per quanto riguarda l'uso, quello che produciamo sono tutti prodotti monouso, quindi in questa fase l'impatto ambientale dei nostri prodotti è praticamente nullo, perché non, a differenza di altri non avviene nulla dal punto di vista ambientale in quest'ambito. Però appunto in questa sezione riportiamo un po' i dati delle interviste che facciamo ogni anno per ascoltare
sia a livello di ricerca di mercato, però per ascoltare i nostri consumatori e capire quali sono le reali necessità delle nostre consumatrici. In gran parte ovviamente si tratta di consumatrici più che di consumatori. Quindi dal 2007 a oggi 45.000 mamme intervistate, insomma 30.000 cambi analizzati tramite diario, abbiamo ovviamente una delle attività più importanti. Quello che diciamo sempre noi, la nostra sensibilità misurabile è certificata, ci siamo dotati per tutti i nostri prodotti dell'EPD, l'EPD non so se prima ne hai parlato nel tuo intervento, questa dichiarazione ambientale è fondamentalmente la carta di identità ambientale di un prodotto. Lungo il suo ciclo di vita ogni prodotto si dovrebbe dotare, a nostro avviso, di una carta di identità che riporti tutti i dati principali del suo ciclo di vita ambientale. Siamo certificati 14.001 conforme al regolamento EMAS. Nel 2010 abbiamo vinto l'EMAS Award per l'Italia e siamo stati chiamati a rappresentare l'Italia all'EMAS Award europeo. Una cosa che ci ha dato dei risultati veramente esaltanti è stata la certificazione OCHAS 18.001. Infatti, se non ricordo male, nella slide successiva, grazie appunto agli audit che sono previsti per mantenimento di questa certificazione, abbiamo visto come all'aumentare delle votazioni che prelevavamo all'inizio erano molto bassi e gli incidenti in fabbrica erano elevati, all'aumentare dei punteggi di valutazione fatto da un ente terzo, abbiamo visto come si sono ridotti i nostri incidenti, questo indicatore sia total incident rate, quindi gli incidenti per giorni lavorativi, che da circa 2 anni facevano i dovuti scongiuri e pari a 0, quindi grazie a Dio nessuno si sta facendo male lavorando a noi. Prima vi parlavo di creare cultura all'interno dell'azienda. Allora, per fare ciò ci siamo dotati di una scorecard di direzione per coinvolgere tutte le direzioni presenti in azienda. Che cos'è questo sistema di scorecard? Fondamentalmente ci siamo inventati per ciascuna direzione una classificazione ambientale degli impatti che ogni direzione ha sull'ambiente. In questo caso questo è la logistica. Quello che andiamo a misurare in questo caso sono le tonnellate di CO2 equivalenti prodotte per unità di prodotto ogni anno, e ogni direzione l'abbiamo, in questo caso, secondo questa classificazione, la direzione logistica era in classe C, si è prefissato un target, un obiettivo per l'anno successivo, che se non veniva raggiunto doveva pagare una sorta di carbon tax alla direzione della sostenibilità da investire poi in progetti di green economy. L'abbiamo fatto un po' su tutti, sui nostri fornitori. Controlliamo anche i nostri fornitori attraverso appunto le certificazioni che hanno, i progetti di efficienza energetica, i progetti in materia di sostenibilità, e assegniamo un punto. A tutti i nostri fornitori ogni anno vengono appunto rivisti. Li abbiamo, come vedete, un po' per tutto, sui consumi d'acqua, sulla gestione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti, vi dicevo prima, su come gestiamo i nostri rifiuti, siamo abbastanza bravi nel nostro stabilimento, ma anche perché questo comporta un guadagno per l'azienda. Infatti, non so se si vede qui, c'è anche un indicatore che mi dà la percentuale dei rifiuti che la cui gestione, la cui vendita di quei rifiuti diventa un ricavo per l'azienda anziché un costo. E quindi ad oggi diciamo il 40% dei nostri rifiuti, appunto, grazie all'avvio al recupero, diventa una voce di entrata per l'azienda anziché di uscita. Alcuni riconoscimenti nel 2011 e nel 2012, abbiamo vinto nel 2011 e una menzione speciale nel 2012 del premio Green Public Procurement Imprese Sostenibili. È un premio appunto creato dal Ministero della Finanza e della Consip, che è la più grande centrale di acquisto in Italia per le pubbliche amministrazioni, per il nostro approccio alla sostenibilità, ci ha voluto premiare per 2 anni consecutivamente. Nel 2013 siamo stati nominati l'azienda più sostenibile d'Italia della categoria grandi aziende.
In base a un indice rewards per cui anche Legambiente ha partecipato come portatore di interesse nel creare questo indice, che dedica un'attenzione particolare proprio alla percezione, cioè l'azienda, l'approccio alla sostenibilità che l'azienda trasmette ai propri portatori di interesse, cioè va oltre la valutazione di ogni singolo progetto, però per far capire ai fornitori, agli interlocutori, ai consumatori, come questo viene percepito, come l'impegno per l'ambiente viene appunto percepito. Perché l'Indice Rewards è stato creato fondamentalmente dalla Bocconi di Milano, con appunto il coinvolgimento di Legambiente, Cittadinanza Attiva, perché ci si è sentiti la necessità di trovare una misura per misurare l'impegno nell'ambiente di un'azienda. Perché questo prima, ma tuttora avviene, veniva misurato a livello mondiale col Dow Jones Sustainability, questo indicatore parente del più famoso indicatore economico, e che nel 2010 premiò come l'azienda più sostenibile al mondo addirittura la British Petroleum. La British Petroleum, che poi nel 2010 diede luogo con quel riversamento di petrolio di fronte al Golfo del Messico, che è stato nominato uno dei più grossi disastri nella storia del pianeta, e quindi c'era qualcosa che non andava, se l'azienda più sostenibile al mondo, secondo questo indicatore, poi era quella che aveva provocato il disastro, uno dei disastri più ambientali, più tragici nella storia del nostro pianeta. Oh, adesso questa è, praticamente abbiamo percorso insieme, spero di avervi annoiato, però se devo andare avanti, se sono cose non di particolare interesse, ditemelo che vado un po' più veloce su questa parte. Abbiamo percorso insieme tutto il ciclo di vita dei nostri prodotti, quello che avviene, almeno quello che noi possiamo controllare. E questo è quello che accade oggi, cioè i nostri prodotti vanno a finire, una volta usati, o in discarica o vanno a finire in inceneritore fondamentalmente. Quindi, come dicevo all'inizio del mio intervento, ci saremmo focalizzati poi invece sulla parte finale del nostro ciclo di vita, che contribuisce per quasi un 20% per quanto riguarda le emissioni di gas effetto serra, ma ovviamente il danno ambientale più grosso è appunto nell'ambito dei rifiuti, dove il 96% dei rifiuti che produciamo avviene proprio nello smaltimento, quando il nostro prodotto viene utilizzato. Noi nei prodotti assorbenti, non so poi quale esperienza diretta o indiretta avete, effettivamente come Pampers, come Limitor, come Tampax, come Lines, siamo leader di mercato e quindi ci siamo voluti caricare la responsabilità del settore per trovare una soluzione a quello che è l'unico reale problema ambientale che i nostri prodotti hanno. La situazione in Italia è questa. Fondamentalmente tutti i prodotti della nostra categoria, quindi pannolini, pannoloni, assorbenti femminili, producono ogni anno 1 milione di rifiuti, che sono circa il 3% di tutti i rifiuti solidi urbani, che per 3/4 vanno a finire, appunto dicevo, in discarica, 1/4 in inceneritore. Tanto poco, dipende anche del mercato che stiamo parlando, il 3%, diciamo, in un mercato della cosmesi potrebbe essere tanto, dove Chanel numero 5 è leader di mercato col 6% delle quote di mercato. Quindi nel settore dei rifiuti lascio a voi le considerazioni se questo è un problema, un grosso problema oppure non lo è. Quello che abbiamo fatto è appunto brevettare una soluzione unica al mondo per cambiare drasticamente il nostro ciclo di vita e quindi chiudere il cerchio, e entro il 2013 avremo un sistema grazie al quale quello che prima era per noi un problema, da domani potrebbe diventare una soluzione, dare nuova vita ai nostri prodotti. Quello che abbiamo fatto, fondamentalmente, ci stiamo lavorando da circa 7 anni su questo progetto, uno scouting della tecnologia migliore, una sperimentazione che abbiamo svolto negli Stati Uniti, e adesso siamo arrivati a quella che è la fase finale del ciclo di un progetto, fondamentalmente, ovvero l'installazione del primo impianto pilota in Italia. Il progetto è stato nominato 100% Nuova Vita, il nome del progetto. Io ho portato un video
giusto per introdurvi di cosa, come funziona questo sistema che abbiamo inventato. I nostri partner sono stati il Comune di Ponte nelle Alpi, il comune più riciclone da 2 anni, che Lega Ambiente ha premiato per 2 anni di fila come comune più riciclone d'Italia, e questo è quello che avviene nei nostri prodotti. La mamma che cambia il pannolino, lo appallottola, lo raccoglie in maniera differenziata e viene consegnato all'operatore che raccoglie i rifiuti. Viene trasportato in questo impianto che fondamentalmente trova il suo cuore in un'autoclave. L'autoclave altro non è che una pentola a pressione, fondamentalmente, che grazie all'azione meccanica e alla forza e all'azione del vapore, i prodotti vengono, questo è l'impianto sperimentale, i prodotti vengono sterilizzati, vengono aperti, ovvero la plastica dalla cellulosa, che sono fondamentalmente le due componenti principali dei nostri prodotti, si separano, le colle si sciolgono fondamentalmente, e poi attraverso dei cestelli separatori classici degli impianti di riciclo, per gravità, da una parte si ottiene cellulosa riciclata, carta da macero fondamentalmente, e dall'altra invece otteniamo plastica che può essere avviata al riciclo e può essere introdotta in nuovi cicli produttivi, che si presenta appunto sotto queste forme. Io ho portato anche qualche campione, se volete. Questa è fondamentalmente la parte plastica dei pannolini, come esce dal pannolino, dall'impianto. Sarebbe l'involucro del pannolino, che se qualcuno vuole può prendere, aprire e toccare, perché è completamente sterilizzato. E questa è la cellulosa. Questo è come vengono separati, quindi le due frazioni che sono, si possono avviare al riciclo. Poi ho portato anche un campione che mi ha appena dato il CET, ma che ci sta aiutando parecchio in questo progetto, e questa è fondamentalmente la plastica, quell'involucro, una volta che viene estruso e viene pelletizzato, si ottengono questi pellet che è proprio, diciamo, come viene poi venduta sul mercato la plastica del riciclo. Come si fa qua? Non trovo il tasto per... Ah, qua. Trovato, grazie. Quindi, ricapitolando, ci deve essere a monte di tutto il sistema una raccolta differenziata attraverso una raccolta domiciliare, asili nido, case di riposo, ospedali. I prodotti raccolti in maniera separata vengono trasportati all'impianto, che sterilizza, apre e separa nelle due frazioni, nei due flussi riciclabili, da una parte plastica sterilizzata e dall'altra cellulosa appunto sterilizzata. Anche su questo abbiamo fatto tutta l'analisi sul ciclo di vita per capire realmente ma questo sistema fa bene o no all'ambiente. Qui trovate gli impatti per ogni fase del sistema che a livello di emissioni di CO2 che il sistema provoca. 27 kg di CO2 per tonnellata, perché la raccolta ovviamente deve andare casa per casa, ho punti di interesse per raccogliere i prodotti, e quindi guido il camioncino e emetto emissioni. 6 kg per il trasporto, una grossa parte avviene nell'impianto, perché l'energia elettrica per far funzionare l'impianto, in più il gas metano che devo bruciare per produrre il vapore, per sterilizzare questi prodotti e aprirli. Però poi ho un saving ambientale che mi viene proprio dal fatto che, grazie a questo sistema, evito di utilizzare plastica di origine fossile o cellulosa di fonti rinnovabili, ma comunque una risorsa, e quindi vado a sostituire queste due materie prime in altri processi e ottengo il seguente saving. Andando a fare la somma algebrica di quei numeri, ottengo che per ogni tonnellata di prodotti, di rifiuti che vado a trattare, al posto di emettere, riduco le emissioni. Cioè è come se ogni tonnellata che raccolgo e tratto è come se piantassi un alberello, fondamentalmente. Se poi vado a vedere rispetto alla situazione attuale, il saving ambientale è enorme. Parliamo di circa 374 kg per tonnellata di prodotto rispetto alla soluzione in cui io questi prodotti li raccolgo in maniera indifferenziata e li smaltisco in incenerimento o in discarica.
Quindi questo è quello che, diciamo, tecnicamente viene definito un processo carbon negative. Dal punto di vista del bilancio della massa, ogni 1000 kg che entrano nell'impianto, circa 500 kg è l'acqua, fondamentalmente sono le deiezioni umane, e lo sporco che viene smaltito in fognatura e una parte viene utilizzata per produrre altro vapore, mentre poi circa il 30% è cellulosa, il 14% è plastica che appunto viene sterilizzata via del riciclo, quelli che sono i reali rifiuti di tutto il sistema sono circa l'8%. Quindi diciamo, non l'avremmo voluto chiamare 100% nuova vita, 92% nuova vita, però dal punto di vista della comunicazione, alle volte per la comunicazione bisogna arrotondare un pochettino. Nuova vita della materia prima seconda. Focus particolare, appunto, questo mi fa molto piacere perché anch'io sono pugliese, sono di Bari, e stiamo sviluppando soluzioni realmente innovative grazie appunto al centro di ricerca CETMA, che sta analizzando, vivisezionando le nostre plastiche, e stiamo studiando tutte le migliori soluzioni realizzabili con le nostre plastiche. I risultati della ricerca al momento sono molto incoraggianti perché appunto sono plastiche da riciclo, non sempre le plastiche da riciclo puoi farci quello che vuoi, ci sono plastiche da riciclo e plastiche da riciclo. Le nostre risultano quasi comparabili con quelle di origine vergine, quindi ci consentono di realizzare anche forme che vengono realizzate con processi delle plastiche, diciamo, quelli un po' più esigenti, quelli un po' più performanti. Tipo questa maracas che abbiamo realizzato, che il CETMA ha realizzato con le nostre plastiche, e che appunto, come vedete, questa forma sferica è realizzabile attraverso un processo di stampaggio a rotazione, per il quale è necessario avere appunto plastiche di elevata qualità. Con il Dipartimento del Design del CETMA abbiamo studiato non solo questa maracas, che è un gadget per fondamentalmente dimostrare prima di tutto a noi stessi che queste plastiche hanno realmente un valore di mercato, ma stiamo pensando di realizzare, forse più tardi, appunto è pronto il primo, perché oggi hanno finito di completare il primo prototipo di maialino mangia pannolino, non so se ne avete mai sentito parlare. Il maialino mangia pannolino è fondamentalmente un contenitore domestico dove appunto la mamma, una volta cambiato il pannolino, può gettare il pannolino e tenerlo in casa senza che questo emetta cattivi odori. Abbiamo pensato al maialino, abbiamo pensato anche a quello che chiamiamo il maialone, no? Quindi per contenere i prodotti per l'incontinenza, banchi per scuole materne, sedioline per questi banchi, deambulatori per persone affette da problemi di deambulazione, comodini per case di riposo, ospedali, e scivoli, per esempio questo biscivolo per parco giochi. Apro e chiudo una parentesi, stiamo iniziando i lavori per realizzare il primo parco giochi Pampers con plastiche da riciclo nel comune di Ponte nelle Alpi, che è il nostro partner strategico in questo progetto. Per la cellulosa, diciamo, il nostro sogno, così come per le plastiche, è quello di reintrodurre le materie prime che otteniamo dal sistema nel nostro ciclo produttivo. Devo dire che questo è per ora è, diciamo, la visione, il sogno del progetto, perché otteniamo delle materie prime e seconde di elevata qualità proprio perché le materie in origine dei prodotti assorbenti, che sono a contatto con le parti più intime delle persone, devono essere di elevatissima qualità. Quindi è difficile reintrodurre nel nostro ciclo produttivo questi elementi, ma stiamo studiando le soluzioni migliori. La cellulosa può essere utilizzata per produrre bioetanolo, come diceva prima Marco Ferruccio, impianti di gestione aerobica, di gassificazione per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, può essere utilizzato in materiali da costruzione, può essere, stiamo studiando anche la possibilità di questo, di essere avviato a compostaggio, quindi diventare un nutriente tecnico per terreni depauperati. Qualche nome di partner, ovviamente è un progetto primo al mondo, quindi partner, ne abbiamo coinvolti un po' tutti, e siamo andati a pescarli un po' ovunque nel mondo, tant'è che non ci stavano tutti in una slide, ne abbiamo divisi in più slide. Quello che significa, quello che abbiamo fatto su tutto il ciclo di vita del pannolino,
riprendiamo quel dato sulle emissioni di CO2, è come se completamente eliminiamo quel 18% delle emissioni di CO2. Che cosa avviene rispetto ai nostri competitor? Diciamo, dal punto di vista ambientale, non dal punto di vista del mercato, ma dal punto di vista ambientale, quelli che sono i nostri competitor sono pannolini lavabili o quelli riutilizzabili, che noi, la Fater li avrebbe potuti produrre, però non ha mai pensato che questa fosse la soluzione realmente positiva per l'ambiente. Infatti quello studio, l'unico studio attualmente disponibile al mondo, certificato, dice che fondamentalmente non c'è attualmente differenza in termini di emissioni di CO2 tra i pannolini monouso e quelli lavabili, che sono appunto questi due grafici qui. Anzi, risulterebbe in alcune zone d'Europa, dove appunto l'asciugatura di questi avviene attraverso sistemi di asciugatura elettrica, leggermente superiore ai nostri. Cambiando questo scenario, quindi andando ad adottare questo sistema per il riciclo del pannolino, diventa decisamente quasi un 20% meno impattante di un pannolino lavabile. Dal punto di vista dei rifiuti, invece, là siamo molto consapevoli che lì il nostro problema ambientale. Attualmente la situazione è questa, esattamente, cioè ogni bambino produce 377 kg di rifiuti nel suo ciclo di vita, nell'età del pannolino, rispetto alle lavabili che ne producono 80. Con questo sistema ogni bambino produrrà circa un terzo dei rifiuti rispetto ai pannolini lavabili, che comunque una quantità di rifiuti la producono. E quindi ci fa essere migliori anche secondo questo indicatore ambientale rispetto alla soluzione dei lavabili. Ovviamente, perché poi ci sono vari motivi per cui oltre il 95% delle mamme sceglie di adottare un pannolino monouso e non un lavabile, perché questi hanno sia performance migliori per il benessere del derma del bambino. Fondamentalmente non so chi di voi magari ha dimestichi, io no, parlo molto per sentito dire perché ci lavoro, perché non ho figli, però chi ha dimestichezza di pannolini sa che questi ogni tanto questi provocano una dermatite, l'irritazione del pannolino, e questa è fondamentalmente dovuta alla umidità prolungata, quindi quanto più il bambino si è a contatto con qualcosa di umido, la frizione tra pelle e pannolino, quando il pannolino si muove e l'umidità prolungata ha deteriorato la parte più superficiale del derma, e l'urina delle feci che aumentano il pH della pelle. Questo dà luogo appunto a irritazioni. Qua c'è il bambino sofferente che piange per la dermatite da pannolino. È un po' quello che avviene a noi col costume, quando siamo a mare, d'estate, quindi il costume bagnato, col sale e il movimento dell'interno coscia, spesso gli uomini sanno di cosa sto parlando, abbiamo queste irritazioni dell'erma nell'interno coscia. Certificata da studi, fondamentalmente gli studi certificati dicono che tra lavabili e pannolini monouso di ultima generazione c'è quasi una riduzione del 50% di casi di dermatite e di eruzione cutanea di tipo severo. L'altro competitor, diciamo ambientale, io li chiamo così, ma poi non so quanto è vera questa affermazione, sono questi pannolini biodegradabili. Si stanno presentando sul mercato questi pannolini cosiddetti biodegradabili. Per la percezione del consumatore questo potrebbe sembrare un plus per l'ambiente, in realtà non lo è per i seguenti motivi. Primo fra tutti è quello che non esistono prodotti in questa categoria merceologica 100% biodegradabili, perché il pannolino monouso per funzionare deve avere questa polvere di materiale super assorbente, altrimenti non funziona, e che questa è di origine fossile. Ad oggi non c'è nulla di commerciabile che sia non di origine fossile. Allora quello che fanno questi produttori è aumentare la percentuale di materiali biodegradabili contenuti nel pannolino. Fondamentalmente che fanno? Aumentano la cellulosa del pannolino, ma questo mi comporta avere un prodotto molto più pesante, e quindi torniamo a quel ciclo di vita dove il 75% delle emissioni è provocato proprio dal peso del prodotto.
necessitano più, più consumi di natura elettrica nella fase di assemblaggio, perché tanta più materia prima, tanta più energia dovrò in fase di produzione consumare per assemblare le varie componenti del pannolino, maggiori trasporti. Questi pannolini biodegradabili pesano circa 2 volte il nostro, quindi per portare lo stesso numero di pannolini in giro per l'Italia dovrò utilizzare il doppio dei camion, fondamentalmente. Una cosa che spesso si trascura dei beni biodegradabili, io non sono contro la biodegradabilità, però certe cose vanno analizzate attentamente. La materia biodegradabile, diciamo i materiali biodegradabili, una volta che vengono smaltiti in discarica, questi biodegradandosi generano gas metano. Il gas metano è un gas a effetto serra 20 volte, almeno 20 volte, più dannoso rispetto all'anidride carbonica, alla CO2. Quindi quello che si dovrebbe fare con questi materiali biodegradabili, la maniera più corretta di smaltirli, è appunto avviarli a compostaggio. Però questi, non dimentichiamoci che sono prodotti diciamo particolari, prodotti che servono a contenere appunto le deiezioni umane, e quindi la cosa diciamo meno consigliabile è che vadano a finire poi diciamo nelle cose che noi troviamo a tavola, tant'è che anche diciamo sempre più la comunità europea scoraggia chi vuole inserire in impianti di compostaggio materiali diversi dall'organico, dai rifiuti alimentari fondamentalmente. Anche dal punto di vista dell'analisi del ciclo di vita, i pannolini biodegradabili non sono, per studi da loro prodotti dai produttori biodegradabili, non sono ambientalmente preferibili ai monouso tradizionali. La slide precedente diceva, inoltre, riciclare appunto conviene. Questo sistema è stato pensato dalla FATER in modo tale che tutti quanti potessero vincere. Vincere la FATER potesse vincere, perché FATER effettivamente risolve un problema che attualmente esiste nella nostra categoria merceologica. Vincono i cittadini perché risolvono il loro problema nella scelta tra il prodotto tecnicamente migliore e il prodotto ambientalmente più performante, ma vincono anche tutti gli attori coinvolti nella filiera della gestione dei rifiuti. Vince la pubblica amministrazione perché riteniamo che il sistema, così come l'abbiamo definito, possa avere un prezzo competitivo di smaltimento rispetto alla discarica e all'inceneritore. Vince l'operatore che gestisce l'impianto perché avrà una doppia entrata, un'entrata dal prezzo di conferimento del rifiuto e un prezzo dal guadagno delle materie prime e seconde che andrà a vendere. Vincerà anche la pubblica amministrazione perché consentirà di aumentare la quota di percentuale di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica. Ritornando alla slide di prima, quella sui prodotti biodegradabili, la Comunità Europea impone a tutti gli Stati, compresa l'Italia, di ridurre le quantità di materiale biodegradabile smaltito in discarica. In discarica è meglio smaltire fondamentalmente la plastica, materiale di origine fossile e non biodegradabile, piuttosto che materiale biodegradabile. I benefici per l'ambiente: il primo impianto pilota verrà installato entro il 2013 in Veneto, servirà, è un impianto che tratta circa 5.000 tonnellate di pannolini ogni giorno. 5.000 tonnellate di pannolini ogni giorno significa un bacino di utenti di 400.000 abitanti. Questi sono i saving ambientali che sono stati certificati da Ambiente Italia, che è appunto il nostro partner nelle valutazioni ambientali di tutto quello che facciamo, è un istituto indipendente. Come tutti i progetti che facciamo, abbiamo la visione del progetto, dove ci porterebbe questo progetto se lo portassimo in tutta Italia. Se fosse operativo un sistema del genere in tutta Italia, ci consentirebbe di risparmiare circa 3 discariche l'anno e risparmiare un quantitativo enorme di emissioni di carbonio che corrispondono a circa 2 milioni di alberi, secondo questa conversione. La prossima sfida per il futuro, visto che per ogni progetto vi ho enunciato la nostra sfida per ogni singolo progetto, è appunto quello di passare, inizialmente avevo detto, dalla culla alla tomba, invertire il ciclo e passare dalla culla alla culla e quindi reintrodurre questa materia prima e seconda nel nostro ciclo produttivo. Se non ricordo male, questa era l'ultima slide. Spero di avervi annoiato troppo. Era un po' per presentare appunto come una grande industria approccia alla green economy. Grazie.
c'è qualche domanda? Okay. Più che una domanda, è grazie veramente, no, per questa esposizione, perché dà la dimostrazione che si può fare. Noi stiamo, cioè si può fare anche fuori dalla normativa, anche fuori dalla legge, perché questa qua è un'iniziativa, penso sia stata spontanea da parte dell'azienda che ha scelto questa strada con tutti i vantaggi, no, economici, di sostenibilità, sostenibilità ambientale per il bene comune, eccetera, eccetera, che l'ha scelta in piena autonomia, cioè che ha forgiato il proprio stile di vita su questa attività, su questa prospettiva sostenibile per il futuro, che è da esempio a tante altre aziende. Cioè, adesso in Italia, no? Proprio perché siamo in Italia, perché magari in altre parti del mondo, io penso a Chicago, penso nei paesi scandinavi, già a attività di questo tipo già se ne vedono, quindi sta aumentando, diciamo così, la cultura del progettare alla fonte il prodotto che poi deve essere riutilizzato, no? La strategia rifiuti zero proprio va in questa direzione. Io, cioè, parlo proprio perché sto seguendo anche, no, la legge di iniziativa popolare rifiuti zero, sono referente locale, cioè proprio nella legge, in questo disegno di legge, in questa iniziativa già è stato messo proprio questo tipo di intervento da parte delle aziende, però la differenza è che uno lo fa di spontanea iniziativa e l'altro deve essere imposta, quindi l'imposizione poi può comportare anche il deviare, no, dall'obiettivo, cioè perché magari per tante aziende investire in innovazione può essere anche un ostacolo al business corrente, mentre invece un'azienda che sceglie di avere una prospettiva e di basare il proprio sviluppo innovativo nell'arco degli anni, un decennio, anche vent'anni, no, proprio per dare un prodotto, diciamo così, sempre più sostenibile, cioè culturalmente molto più avanti rispetto, cioè proprio perché è libera questa scelta, non è imposta da legge. Certo. Ecco, però questo è l'esempio, diciamo così, che va a pennello, cioè che dimostra che si può fare anche fuori dalla legge. Io adesso la vostra azienda, no, è un'azienda leader nel settore, una grossa azienda, cioè che magari ha messo anche in conto di non delocalizzare, perché, no, nella sostenibilità anche, no, come responsabilità sociale dell'impresa, no, anche questo tipo di intervento va fatto, cioè rimanere e dare sviluppo al territorio, dare opportunità al territorio. Ma io sfido altre aziende anche in settori paralleli, in altri settori, che possano fare la stessa cosa. Cioè, che cosa manca? Che cosa abbiamo bisogno noi di dare l'esempio che si può fare? Più di spingere a cambiare la cultura? Che cosa si potrebbe fare in più? Sì, noi, diciamo, il mio pensiero personale è proprio che le grosse aziende, quelle che hanno responsabilità, cioè che operano sul largo consumo, quindi la nostra azienda si stima che 2 famiglie su 3 in Italia abbia i nostri prodotti in casa, quindi c'è anche un fatto di responsabilità, c'è un fatto di opportunità, perché appunto non per forza di cose essere rispettosi dell'ambiente significhi dover pagare. È logico che se non ti curi dell'ambiente e aspetti che la normativa venga pubblicata, può essere che se non sei pronto a recepire la normativa, può essere anche una grossa azienda debba chiudere. Quindi, diciamo, anche l'opportunità di investire in questo progetto è proprio anche anticipare un'eventuale normativa che potesse depenalizzare questo settore, perché è responsabile di generare un quantitativo di rifiuti che è sicuramente individuabile, non so se tanto e poco, ma è certamente individuabile nel secco residuo che giornalmente creiamo, insomma. Quindi sì, ovviamente mi trovo totalmente d'accordo. E penso che anche la pubblica amministrazione comunque dovrebbe stimolare. Cioè, è il discorso non tanto da inculcare come cultura, no, nella società, cioè nei cittadini, ma soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, proprio perché le pubbliche amministrazioni hanno grosse responsabilità. Certo.
per il ciclo dei rifiuti, perché se chiudono il ciclo dei rifiuti con questi sistemi innovativi, chiudono le porte alla criminalità organizzata, certo, chiudono le porte alle iniziative perverse del ciclo del rifiuto. Infatti, questo è proprio... E questo è il rovescio della medaglia, cioè che si può fare con una buona pratica, e si fa, no? La dimostrazione ce l'ha fatta stasera, no? E mi auguro, no? che possano proseguire, che questi esempi si possono sviluppare a macchia d'olio anche nel nostro paese, anche con l'aiuto delle università, con la ricerca. Per fare questo tipo di innovazione c'è bisogno di tanta ricerca, ovviamente, però cioè, più andare a indirizzare questo messaggio alle pubbliche amministrazioni, non solo a carattere nazionale, cioè il Parlamento che deve intervenire, ma anche le regioni, ma soprattutto per i comuni, no? Dove a loro corre l'onere della raccolta differenziata, no? Quel discorso, cioè installare per esempio questi impianti di riciclo, no? In un distretto, cioè, mettendo insieme diversi comuni, e c'è sempre un'opportunità, no? Certo. Mettendo insieme le ASL, mettendo insieme, no? Cioè, il sistema sanitario locale, regionale, sono dei vantaggi, perché è dimostrato che è così, cioè, anche questo, cioè, non basta dire che so, noi facciamo questa buona pratica, eccetera, cioè, bisogna trasmettere il messaggio, signori cari, questa è la dimostrazione che si può fare. E le resistenze quelle che sono, no? Perché le resistenze sono... Certo, poi noi ci siamo resi... Non sono solo resistenze culturali, fossero resistenze culturali, ma sono resistenze un po' di carattere... Ci sono vari tipi di resistenze, effettivamente. Noi siamo un po' nuovi nel settore del rifiuto, noi il nostro lavoro è fare i pannolini. No. Però per forza di cose stiamo andando attraverso il mondo dei rifiuti, e devo dire che c'è tanta opportunità in questo settore per migliorare, per ottimizzare, per innovare. Ci sono molte opportunità, dalla fase di raccolta alla fase di smaltimento. Anche perché ha dimostrato, no, con questo sistema che gli inceneritori possono anche non servire. La tendenza dovrebbe essere, appunto, la tendenza dovrebbe essere quella... Non servire, sì. Gli impianti di stabilizzazione della produzione del metano, cioè abbiamo visto, no, che sono pericolosi, diciamo così, rispetto alla centrale a carbone. Cioè più pericoloso quel tipo di impianto rispetto a... Però se questo messaggio arriva dove deve arrivare, può darti che le coscienze, no, cominciano a dare le risposte, soprattutto le università, soprattutto gli istituti di ricerca, che possono indirizzarsi non solo in questo settore ma anche in altri settori, perché è fondamentale progettare in origine il prodotto e prevedere che al termine dell'utilizzo, cioè questo prodotto non debba essere, esattamente, che debba essere riutilizzato al 100%, è un'utopia, però quantomeno l'obiettivo del riutilizzo al 100% ci deve essere. Certo. Quindi con la ricerca sui materiali, con il design, con tutti gli aspetti, no? E invece poi facciamo questo prodotto che poi è certamente la fase più strategica, la fase di progettazione del prodotto, e da lì che poi si decide tutta il ciclo di vita, scusate, l'avrò detto 100 volte oggi, il ciclo di vita del prodotto. È proprio lì che è. E là il punto, cioè partire dalla base, partire dal prodotto e renderlo al fine ciclo, cioè come se fosse nuovamente riutilizzato. Ovviamente sono totalmente d'accordo con lei. Rompiscatole. Mi collego alla frase e la rigiro. Sicuramente un programma di ricerca e sviluppo è fondamentale, ma se pensiamo che al momento una università, nella situazione in cui è, possa affrontare da sola un percorso di questo genere che un'azienda privata fa mirando a degli utili per aziende, committenti che comunque beneficiano delle loro ricerche e dei loro sviluppi, è difficile, quasi utopico al momento. In qualche modo i policy maker, coloro che, non la politica nel senso governativo locale, ma coloro che prendono decisioni anche a livello istituzionale come università e broker sociali tipo associazioni o... Ecco, se tutti quanti, e grazie io penso anche a questa azione che Legambiente ha portato avanti grazie al laboratorio dal basso, ci metto anche il GAL perché comunque ci crediamo in questo e spero di averlo dimostrato fino all'ultimo minuto oggi,
riusciamo a sensibilizzare queste coscienze, perché oggi purtroppo avremmo dovuto avere la sala non piena di più. Quindi già la nostra presenza per me è un grande onore, perché significa che ci sono delle persone che hanno recepito il messaggio, ma sicuramente dei blocchi culturali al momento, non solo perché la green economy è un concetto non conosciuto e perché è molto vario, ma perché quando c'è una possibilità di approfondire un discorso come quello del riciclaggio, del riutilizzo, determinate persone che sul territorio hanno la capacità di decidere dovrebbero essere in prima fila, in primis. E arrivo alla mia domanda: visto che il GAL da qui a n mesi, comunque si parla di mesi e non più di anni, metterà giù operativamente degli itinerari, sta studiando e dovrà realizzare concretamente in maniera operativa degli itinerari storico, archeologici, naturalistici e enogastronomici sul nostro territorio. È interessante il fatto che voi abbiate preso i vostri prodotti alla fine del ciclo di vita e gli abbiate donato una nuova storia. Questo lo avete fatto come prova pilota o è divenuta una pratica, diciamo, che si può ripetere, dove eventualmente anche il GAL con le sue procedure di raccolta di preventivi o quant'altro può coinvolgere questa nuova vita del materiale? Perché noi, diciamo, dovremmo dotare delle piazzole di sosta, faccio per esempio, di attrezzatura adatta per una sosta turistica, panche, tavolacci, avevamo pensato in legno, però nulla ci vieta, se il prezzo è concorrenziale, di poter scegliere un'altra alternativa. Quindi la mia domanda è: esiste un fornitore che produca sistematicamente delle attrezzature urbane, degli arredi urbani dal vostro materiale di scarto? Allora, diciamo, quello che stiamo facendo con il CET è appunto studiare l'azione di FATR dove finisce, cioè questo sistema finisce fondamentalmente, almeno così come è concepito adesso e nel progetto pilota, ma ovviamente tutti gli investimenti fatti in ricerca e sviluppo per questo sistema non si possono limitare a un progetto pilota, ma intendiamo diffonderlo in tutta Italia, anche in alcuni paesi d'Europa, stiamo appunto valutando adesso le varie possibilità che ci sono, finisce con la vendita del polimero riciclato. Quindi per venderlo a operatori che trattano queste materie prime e producono beni. Però appunto con gli amici del CET stiamo studiando arredi urbani o attrezzature per parchi gioco, appunto innovative, che non sia, diciamo, la classica panchina che si vede nelle fiere dedicate al riciclo. Stiamo cercando di fare qualcosa di più interessante. Per dare poi, diciamo, un'idea potrebbe essere dare questo know-how che ci stiamo creando al produttore e realizzare e commercializzare questi prodotti. Al momento non c'è una catena chiusa di produzione da questo polimero? Noi in quanto FATR abbiamo trovato la soluzione e faremo di tutto anche finanziariamente per diffonderla. Però poi dobbiamo mantenere quello che è il nostro, quello che sappiamo fare. Noi sappiamo fare i pannolini, non sappiamo fare la panchina o lo scivolo. E ci potrebbe essere uno spin-off e mettervi in un altro mercato. Come fate, no? Queste poi sono logiche che a me sfuggono. È utopia, poi, dai. No, non sono utopie. È possibile lì dove, ovviamente la grande azienda è lì dove trova anche un vantaggio economico, certo, oltre agli altri vantaggi che ogni progetto può portare, può decidere. Però diciamo ad oggi non c'è un produttore di materiali solo dei nostri polimeri riciclati e comunque noi non siamo adesso in questo business. Era questa la domanda. Grazie. Era interessante, grazie. Perché comunque, ripeto, noi ci stiamo muovendo in questo senso. Quindi se ci fosse stata una soluzione tout court da prendere al volo, l'avrei preso anche a livello di contatto, a livello di andare a sbirciare un sito internet, andare a vedere qualche informazione in più su quegli arredi urbani che comunque possono essere alternativi al materiale, alla materia prima del legno. Quegli arredi che però venivano dalle plastiche di riciclo del nostro stabilimento sono stati prodotti dalla Ogle, che è un'azienda che opera nel Veneto e che realizza, appunto, specializzata nella realizzazione di arredi urbani e altre attrezzature con plastiche da riciclo.
però quello era sì un altro progetto. Probabilmente ci faremo uso, cioè faremo uso della partnership con questa Ogle per alcune altre sperimentazioni o produzioni, insomma. Grazie a Cristiano, il dottor Cristiano Legittimo, rappresentante del Galla Terre dei Messapi. Grazie a Guido Poliseno, ingegnere rappresentante della Fater SPA. Grazie all'ingegnere Marco Ferruccio, che è consulente ambientale. Anche il nostro consulente. Anche, è stato anche il nostro consulente. Ah, ecco. Io volevo. Ci voglio mettere il dito in queste cose. Legambiente vorrebbe comunque intensificare questi rapporti di conoscenza. Noi abbiamo fatto un ciclo, un percorso, abbiamo conosciuto diverse aziende in questo percorso, ci hanno portato esperienze nuove, ci hanno fatto capire che è possibile creare sviluppo e nuove opportunità lavorative andando ad investire sulle tecnologie, sull'innovazione e dando valore a delle cose che fino ad oggi rappresentano dei costi esterni, tra virgolette, le famose esternalità, no? I costi che non vengono conteggiati e che invece rappresentano quelle le vere opportunità di sviluppo. Io volevo ringraziare anche il Lab Creation che ci ha ospitato in questo percorso. Volevo invitare Dario Zizza ad un saluto. Non ha parlato mai Dario, quindi... Dovete essere molto felici di tutto questo, perché c'era chi poteva parlare e dire cose molto più interessanti di qualsiasi cosa possa dire mai io. Io da padrone di casa l'unica cosa che posso dire è semplicemente spero che siete stati molto freschi, quindi mi hanno confermato tutti che stanno più o meno tutti ammalati. E, tolto questo, giusto per farsi due risate, torno a ribadire che questo, come tanti altri appuntamenti e cose importanti che a Mesagne si sta cercando di organizzare, si riescono a fare soltanto che come avviene tra le grandi aziende e gli importanti menti che mettono a frutto i loro studi, è la sinergia, cioè ossia facendolo insieme. Quindi ribadisco, sarò anche tedioso e dirò sempre le stesse cose, ma solo se ci uniamo tutti insieme e mettiamo la nostra mente a cercare di strutturare dei progetti buoni, importanti e utili come quello che si è fatto in questi 4 giorni, probabilmente la nostra Puglia, che è il nostro verde della Puglia in questo caso, riuscirà ad avere forse una buona fine, una buona risoluzione e lasceremo probabilmente qualche cosa ai nostri figli. Grazie a tutti, alla prossima.